I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars. Dio Madonna, quell'hype train lo dovete sfondare! Lor signori della stazione si prega di acquistare il biglietto e mettersi non oltre la linea gialla. Qui siamo alla piattaforma che porta sia a Piangiopoli che a Godopoli. Il treno lo guidiamo noi. Si va nel Valhalla o nel Madonnalla? Boh, ho paura. Sto veramente vedendo un livello 5 dell'hype train in countdown. Sto veramente vedendo questa cosa. Ragazzi, grazie dei regali, grazie mille. Vi ripagheremo con un bel ciccionissimo video analisi, sperando che si parli di cose belle. 60 secondi.
Buon pomeriggio, amici videospettatori. Buon pomeriggio e benvenuti alla stazione dello treno che non so francamente dove ci porterà. Ok? Non mi è dato saperlo. So che siamo insieme per l'ennesima volta. Ragazzi, io vi ringrazio innanzitutto per questo hype train che è stato killato con 2 minuti e 40 di anticipo a livello 5 prima ancora dell'inizio della diretta. Questo ci fa capire quanto ci tenete a quello che facciamo e quanto vi va proprio di finanziarlo. Pertanto io lo dico già da adesso, così mi tolgo il dente. Sappiate che da questo mese, per sempre, le sub costano 3,99€ per supportare il nostro lavoro e il nostro progetto. Grazie mille Emanuele Tucci dei regali. Ragazzi, io qui semplicemente vi diffonderò amore, cercherò di ringraziarvi il più possibile, ma sarà impossibile leggervi tutti perché siete tantissimi. Grazie a Pittione che regala grazie ragazzi, ha regalato Pittione ad Gianni la sub, non ci posso credere, incredibile. E quindi costa veramente meno del solito. Se vi piace quel che facciamo, se sapete magari che vedrete il video teoria e volete dirci un grazie per l'ora di video che arriverà, la sub può essere la risposta. Se non l'avete mai fatta, peraltro c'è il 20% di sconto. Ragazzi, ci siamo e io ho preparato per voi un vero e proprio script per questa live, ok? Tra l'altro siamo in Stream Squad e c'è anche il Pardo e a breve lo chiamiamo, tra una decina di minuti, un quarto d'ora. Quindi diciamo saremo in Stream Squad, anche se qui vedrete solo la nostra live e di là la sua, però vocal ovviamente saremo in... intanto grazie, vedo tanti livello 1 che stanno arrivando adesso, grazie davvero ragazzi, grazie. Grazie mille, siamo... il sub goal era a 2000, ma se... cioè... boh, vabbè. Grazie, grazie mille davvero, insomma. Applauso ai mod, anche sicuramente che oggi avranno tanto da fare. Dicevo, ho... preparato per voi una scaletta di argomenti da trattare prima dell'inizio del direct, quindi mi raccomando, è molto importante. Alcune cose magari troveranno risposte nel direct, altre no, però ho pensato è il momento di evolvere anche questi pre-show. E no, non si è espresso Practical Brush, ti ho letto giusto, no, non si è espresso assolutamente. Dicevo, è arrivato il momento di evolvere anche questi pre-show e di renderli veramente dei pre-show e non solo delle waiting room della Direct. Sì, sì, sì. Quindi con del contenuto effettivo che abbiamo già fatto, se ti ricordi, a febbraio con l'attesa di quello che poi è stato Legend of Pokémon Arceus. La stessa cosa vorrei fare oggi, però con un dietro le quinte. Cosa è successo prima di questo Direct? Quali argomenti ci sono da trattare? Cosa ha senso aspettarsi? Cosa non ha senso aspettarsi? Quindi, insomma, ci saranno veramente tante cose da trattare e argomenti che potranno guidarci nella propria esegesi di quello che poi arriverà tra 50 minuti. Content 2 punti evoluto. Beh, ragazzi, è normale, ripeto, qui arriva una pioggia di sub, 269% credo sia il record del canale. Peraltro siamo già a 3887, ma mancano ancora 50 minuti, quindi grazie. Siete dei poggers. Grazie, mani bucate. Wow. Allora, ragazzi, io qui ve lo dico, se siete in follia di regali, valutate anche l'ingresso nel 7 fiori con 100 sub in un mese. Magari oggi ne regalate 20, non lo so. Tenete di conto che a 100, tra l'altro abbiamo già un nuovo sponsor questo mese. Che ha finito ieri. Che ha finito ieri, esattamente. E quindi insomma speriamo che ne arrivino altri, perché mi piace un botto farlo. E tra l'altro posso dirvi una cosa, vi do un'anteprima assurda e poi davvero cominciamo con diciamo l'introduzione, poi chiamiamo il Pardo e continuiamo. Avrete a schermo, ragazzi, una serie di tweet, quindi preparatevi, vedrete sotto di noi dei tweet, dei messaggi, analizzeremo tutto ciò che è successo nelle scorse settimane. Peraltro un grazie enorme a tutti i mod e in particolare a Ferdi, che si è occupato di farmi avere queste informazioni. Quindi insomma, importantissimo. Dicevo, grazie a Pedulla, che lo vedo con la coda dell'occhio iscriversi, uno dei ragazzi che è venuto in Giappone con noi. Che cazzo dicevo? Ho già perso il filo del discorso, cosa stavo dicendo? Parlavi di Twitter. Prima di Twitter. Stavi per fare uno spoiler. Stavo per fare uno spoiler, oh, fantastico. Allora, allora sì, un piccolo spoiler. Come sapete sto lavorando alla stesura del video sulla conferenza di Hawk nel libro del 1996, una cosa che non sai neanche tu. Oh. Sai che c'erano le pubblicità finte? Come ma dai! mi ha fatto troppo ridere e mi ha fatto pensare, beh, vedi? L'hanno ripreso comunque Spada e Scudo, quindi in realtà... è diverso, erano proprio impostate scherzose come l'abbiamo fatto noi... c'erano dentro il dépliant di Hawk che parla, c'è cioè a un certo punto ci sono una serie di quadri
e c'è uno che fa: non riesci a allenare il tuo Pokémon, il tuo Bisaur fa cacare. Beh, vieni alla pensione, siamo al percorso 5, te lo alleniamo noi, che abbiamo, chiama il numero 0878. C'era proprio voglia di fare world building all'inverosimile, e quindi mi ha fatto un po' scendere la lacrimuccia, perché poi questa cosa è passata, perché è diventato qualcos'altro Pokémon, è diventato un fenomeno pop. Però lì proprio c'era il... la voglia, la volontà, il desiderio di fare del roleplay grande. E c'erano proprio, esatto, torneo dei sette fiori 96. Ma chi manda il bonifico a chi? E bravo Corellast, anch'io ero confuso. Che faccio, mando io il bonifico a Masuda? Però insomma, po' giornissimo, mi piace molto. Grazie ragazzi, tutte le sub che stanno piovendo, mancano 27 sub al sub goal. Grazie Wolfhound, grazie ragazzi, grazie mille. Allora, mentre mi lego i capelli, il serpente si sta sfaldando. Allora, Giovanni Nanolif, tu hai rotto coglioni, perché noi si è speso 600 euro per sta roba, ok? Hai rotto il cazzo, che ti spengi continuamente, hai rotto le palle, ok? Giovanni Nanolif, no, non questa, quella Worm Light, Worm Reading Light. Questa? No, Reading Light si chiama. Reading Light? Sì, ti giuro. Ah, luce di lettura. No. Daylight, la metto io. Luce del giorno. Ragazzi, scusateci. Eccola, non era questa? Sì, era quella. Daylight, allora. Credo fosse questa l'illuminazione. Boh, penso, non lo so. In realtà non ne sono sicuro. Dicevo, mentre mi leggo... No. Mentre mi leggo i capelli, dammi un po' le tue aspettative. Le mie? Uh-huh. Se no dici che ti dico sempre, ti rubo sempre tutto. Dammi le tue aspettative e poi faccio, io. Cioè, poi faccio io con un lungo discorso di 50 minuti, però fai. Allora, le mie aspettative. Sì. Ciao ragazzi, grazie le salve. Su 28 minuti ci saranno, secondo me, almeno 8-9 minuti sui remake. 8-9 minuti sui remake, accidenti, sì. Ok? È diametralmente opposta alla mia previsione, perché ok? Perché comunque devono venderli, quindi... Sì, no, hai ragione. Siccome mancano 3 mesi, quanto manca? Sì, 3 mesi, sì, praticamente. Secondo me comunque spenderanno abbastanza tempo su quello e potrebbero ritirare fuori Pokémon Sleep, potrebbero... Sì, su Pokémon Sleep infarcire... ne parliamo, grazie Kijuji, gentilissimo. Potrebbero infarcire anche questi 28... Cioè, allora, il punto è... Mi aspetto che non sia tutta quanta una direct su Legends. Sì. E che comunque nell'arco di 28 minuti ci siano tanti riempitivi. Ed è così, questo te lo posso già dire, sarà così. Per una serie di motivi di cui discuteremo a breve. Secondo me ci saranno anche magari degli spot su Pokémon Go. O su Quest, potrebbero aggiungere roba su Quest. Su Quest addirittura? Oddio, la seconda gen manca già ancora su Quest. Mi sembra. È uscito 20 anni fa Quest. Scusatemi ragazzi, mi si è di nuovo sfaldato perché sono stupido. C'è anche il Pokémon Café che potrebbero ritirare fuori. Sì. Cioè, in generale mi aspetto che comunque ci sia un buon 5 minuti di altre app. Ok. App minori con aggiornamenti o... Ti ricordo che questa app esiste. Ok, ok, sì, ci sta. Perché 28 minuti sono tanti. Per me anche una roadmap su Unite ci starebbe, però ora ne parliamo. Certo, poi ovviamente c'è Unite. Che un po' la Capcom, no? Che mi aspetto sia uno dei grandi focus. Sì, sì, sì. E su Legends secondo me non diranno tanto. Addirittura. No, allora, no. Per me è diametralmente opposta. Cioè, per me Legends sarà il protagonista della diretta. Diamante, Lucente e Perla Splendente avrà una buona parentesi, nella quale però continueranno a dire more of the same, remake fedele, bla 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 bla. Però vedremo, vedremo, ne parliamo adesso, con le nostre slide, con il nostro tutto. Non prima però di aver chiamato Francesco Pardini. Non volevo. Una serie di luci molto infelici. Ma perché se voglio cambiare le luci, la prima che mi mette è rossa. Pezzo di cazzo. Partenza. Allora, chiamiamo Francesco Pardini e abbassiamo la musica di sottofondo. Per forza. Dobbiamo toglierla perché con questo setup... Magari la mettiamo bassa, bassa, bassa. Sentiamo un po'. Come sembra così? Aspetta che chiamo prima francescopardini.com. Fra? Fra? Mi senti? Io ti sento, te mi senti? Forte e chiaro. Voi lo sentite il pardo? Fammi un attimo una prova, fai... Sono Pardini! Sono Pardini!
Bellissimo, godo. Fammelo presti, di nuovo. Bardo? Perché? Ok, ok. Si dovrebbe molto basso, adesso lo alzo. Però secondo me non sento, c'è bisogno di un'altra prova, secondo prova, me. Prova, bravissimo, anche io pensavo. Sono Pardini. Oh, adesso funziona ancora meglio. Benissimo. Parla un po', parla anche un po' te. Fammi una eco, prova anche te, per favore. Eco. Bla bla bla, un po' distante e doppio. Ma che vuol dire doppio? Ma per... ah, aspetta, forse per questo? Doppio no, per favore. Basso. Lo sentiamo con l'eco. Ora dicono bene. Ora meglio. Un po' di... ah, dalle casse lo sentono l'eco. Ma se non basso però non lo sentiamo. Vabbè, ma... aspetta. Adesso? Ciao ragazzi. Aspettate, lo abbasso ancora un po'. Adesso? Non è doppio. Ok, ok, si sente molto lontano. Ma ragazzi, è impossibile adesso che io si senta. Vi posso confermare che sono uno, eh? Perfetto, ok, perfetto. Allora, ok, sentiamo il Pardo. Allora, cominciamo con le nostre slide, ragazzi. Ciao Fra. Tra l'altro c'è la Stream Squad, quindi potete anche, insomma, fare una visita al Pardo poi nel caso. Ci vedete entrambi, diciamo, a schermo con la Stream Squad. Lascio il mouse a Chiara e andiamo con la slide numero 1, quindi guido anche te, Pard, nella... Ma tanto c'ho anche la tua live sotto. Ah, ecco, perfetto, nella discussione guido anche te e parliamo insieme del più e del meno in attesa di vedere la diretta e di scoprire effettivamente cosa ci sarà e non ci sarà all'interno di questa Direct. Cominciamo da un riquadro, diciamo, una descrizione che è possibile trovare sul sito ufficiale di Pokémon. Abbiamo fatto il check in tutte le lingue, quindi non è una traduzione italiana. Widescreen ti direi direttamente. Il widescreen che sta sotto, sì. Giù. Vai, scrolla ancora. Eccolo là. TGG widescreen. Minchia. Sì, proprio minchia. C'è scritto minchia sul sito. Sì, c'è scritto minchia, ragazzi, sul sito. Adesso okay. Lo vedrete a breve. Dicevo, comunque, figo, non so come tu abbia fatto, ma figo. È in F11, però vorrei zoom. Ok, perfetto. Chiara sta facendo una figata. E adesso come si fa però a passare? A transizione, forse. Faccio io. Perché, sì, ragazzi, non ci si sente più perché è nuovo tutto. Meno male che è successo adesso e non durante la Direct. Datemi un secondo e ci sentirete di nuovo. Cattura l'audio in entrata. Ora tornano, boys. Eccoci. Grazie mille, Enrico. Ci sentite adesso, vero? Ci dovreste sentire. Dicevo, comunque, scopri le ultime novità su Leggende Pokémon Arceus, Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sul canale ufficiale Pokémon su YouTube. Ora... vi farei notare, nonostante le date siano prima l'uscita di Diamante Lucente e Perla Splendente e poi Leggende Pokémon Arceus, l'ordine è invertito. Ecco perché vi dico che secondo me Leggende Pokémon Arceus avrà più spazio di Diamante Lucente e Perla Splendente, o comunque avrà le novità più succose, perché il titolo da tabloid è Leggende Pokémon Arceus e Diamante Lucente e Perla Splendente e non viceversa. Ma Chiara ha una obiezione. È Leggende Pokémon Arceus di Game Freak. Potrebbe essere banalmente okay. Un dare okay. La precedenza, lo spotlight nel titolo, al titolo che è effettivamente della casa produttrice di Pokémon e non posporlo a un remake che non è stato fatto propriamente da loro. Ok, è una lettura che ha senso. A mio avviso però, essendo che Diamante Lucente Perla Splendente tra i due è sicuramente il più vendibile, perché è quello per famiglie, mentre Leggende Pokémon Arceus è proprio diverso, è un progetto strano che va comunicato, secondo me è un po' rischioso dare la precedenza al progetto Game Freak se poi alla fine bisogna fare cassa, a meno che il tema proprio della diretta non sia, come io sto interpretando, l'incentrarsi sulle Leggende Pokémon Arceus. Capisco quello che dici, no? Game Freak viene prima del resto, però qui a livello di... viene prima Diamante Lucente e Perla Splendente. Secondo me, l'ho sempre detto, ragazzi, Diamante Lucente e Perla Splendente venderà di più, non di meno, di Leggende Pokémon Arceus. Pardo, che ne pensi? Sono d'accordo, per il semplice fatto che è un titolo, insomma, l'hai già detto tu, molto più a misura di famiglia, nonché è un remake. E quindi le operazioni a tema Pokémon che prendono, ti conficcano una mano nella pancia e ti strappano via la nostalgia, sono sempre funzionate. Quindi sì. Farà il botto, ovviamente, Diamante. Anche secondo te Diamante, quindi Lucente, venderà di più? Per me farà il botto, sì, venderà di più. E
così come sono d'accordo sul fatto, lo stavo proprio dicendo poc'anzi, che dovessimo inventarci un grafico a torta per dividere un po' il presence di oggi, secondo me un buon 60% è su Arceus, però, perché... Alla 60%? Fine, me, secondo me è un buon... Vabbè, ci sarà... Non mi sbilancerei così tanto, ma va bene. No, 60-40, nel senso, poi chiaro, nel complessivo ci sarà il Caffè Mix 2, faccio per dire, no? Mm-hmm. Di sicuro, o Lord Unite, Blastoise, magari, qua stavamo anche... pensando Blastoise un po' lo zero, certo, ora per il dispositivo mobile, quindi insomma ci saranno diverse novità, però di succoso oggi devono tirar fuori roba su Arceus, perché alla fine della fiera poi abbiamo saputo poco. No, sono d'accordo e l'ho detto già in diverse dirette, questa è una cosa importantissima, non mi è piaciuto il modo in cui i preordini in tutto il mondo sono stati aperti per Leggende Pokémon Arceus, per un gioco del quale non si sa nulla e sul quale l'acquirente non può farsi davvero un'idea. Ciao Fede, buon pomeriggio e goditi ancora le vacanze tu. Dicevo, cioè è strano il fatto che Leggende Pokémon Arceus sia stato venduto in preordine in questi mesi per un'idea. Non può che essere idealizzabile e idealizzato Leggende Pokémon Arceus, perché che cazzo ne sai di qual è il gioco nell'effettivo, se è open world, se è open map. Già qui, se è open world, se è open map, si apre veramente una disputa a livello proprio di gusto personale, soggettivo, enorme, perché se è open world ha un feeling e potrebbe avere delle problematiche. Certo. Se open map ne ha un altro. Pensate a Monster Hunter 4 per Nintendo 3DS. Secondo me è così. Cioè allora, se chiedete a Sidonia, per me Leggende Pokémon Arceus non sarà open world, sarà open map, avrà delle macro aree, ok? Magari anche numerate, chi lo sa, prendendo in prestito, no, l'esperienza di Capcom con Monster Hunter, esattamente. Però secondo me sarà una grande mappa con grandi aree aperte, ampio respiro, quindi una sorta di terra selvaggia all over the field. Però non sarà propriamente la mappa di Breath of the Wild. E ovviamente con questo non parlo di qualità, non parlo di quantità, ma proprio di struttura di game design. Certo. Per me il game design non sarà fatto sugli open world, ma semplicemente perché se lo facessero il salto sarebbe troppo elevato e più lungo della gamba. Mm-hmm. Non hai mai fatto neanche una cazzo di mappa in 3D fatta bene, perché lo abbiamo sempre detto. E quindi insomma, arrivare poi da lì a fare l'open world, secondo me, è assurdo. Sì, forse Mario Odyssey è effettivamente un buon... Bravissima, sì. No, l'ha detto in chat. Non ok, allora, è un'ottima riflessione. Esatto, un Mario... Bravissimi, esatto. Avete detto bene, no? No, però... si insalza Pokémon. Sì. Siccome Mario Odyssey, come appunto... A me viene in mente Monster Hunter 4, perché è la cosa più vicina a quello che sto pensando. Se lo avete giocato, io lo giocai a suo tempo per 3DS, anche se lo sapete, mai esplorati Monster Hunter bene fino a Rise. Però, insomma, cazzo, l'ho giocato, me lo ricordo com'era fatta la mappa. E secondo me è una roba del genere. Le mie percentuali sono... Vai. 40% su misto... 60 diamante lucente per... No, su misto, leggende e remake, 60% Pokemon su Sleep. Altro. Quindi secondo te sarà più altro? Oddio, allora... Perché nell'altro c'è Unite. Anche secondo... Allora, io sono d'accordo con Chiara qui e proseguirei, perché sennò di 20 slide che ho preparato ne leggiamo una... E però sì, anche secondo me l'analisi di Chiara qui è giusta, secondo me sarà un 40% diviso 25-15, Leggende Pokémon Arceus, Diamante Lucente, Perla Splendente, un 60 altro, perché questa roba qui sarà un po' il Pokémon Presents, ragazzi, più lungo della storia, ve lo dico, eh. È il Pokémon Presents, no, aiutami, ancora quella. Tu, Fra, a me non mi sembra... Come Fra? Torna un attimo indietro, per favore. Non mi sembra ci siano stati altri Presents così cicciuti. No. È il più lungo della storia, ed ecco perché il vestito elegante, perché questa data rimarrà nella storia come appunto il giorno del Pokémon Presents più lungo della storia del franchise, e quindi sarà sicuramente una overview del franchise in toto, no? E sarà un Pokémon vi fa capire come è messo nel suo 25esimo anniversario. Paradossalmente, per me, sarà più la live dell'anniversario questa, sì, rispetto a quella di febbraio. Okay. Quella di febbraio. Tanto è vero... Che cazzo è sta roba? Cioè, questo secondo me è un po' le tre. Ragazzi, no, scusatemi un secondo, sento... Che succede? Ma è la musica? La nostra musica di... Ma che cos'è? Ma che merda era? Scusami, pardon, mi sono spaventato, pensavo stesse morendo il computer, invece era solo una canzone di merda di Epidemic Sound del cazzo. Scusatemi. Adesso tutto a posto.
Sembrava un tagliato. Ma dico io, no, tu stai facendo una canzone di sottofondo e poi che ci si mette qui? Cioè, boh, vabbè, allora, le cicale. Dicevo, dicevo, perdonatemi, più questa, anche perché come mi ricordava il buon Fede, fuori live, esce la espansione del 25esimo anniversario a fine agosto. Quindi forse si stanno l'espansione di carte. Quindi si stanno preparando a festeggiare ora il 25esimo. Certo. Perché secondo me a febbraio non c'avevano un cazzo. E quindi hanno detto, no, mettiamo quello che possiamo mettere in piedi e poi si va. No, pardon. Anche perché, ragazzi, cioè, febbraio, non per tornare sempre sulle cose brutte di tutti i giorni, ma febbraio, l'anniversario, è caduto proprio in piena terza ondata di pandemia. Bravo, vero, verissimo. Anche loro avranno avuto... Cioè, perché poi i trailer e le cose da presentare all'atto pratico vanno preparate, bisogna lavorarci, ci devono lavorare gli esseri umani. Quindi penso che adesso i tempi siano maturi, anche perché la cosa ancora più strana, aggiungo io, si sono quasi affrettati a farla adesso, perché non hanno mai fatto un presence a metà agosto. Ne fecero uno anni fa, se ti ricordi, il 6 di agosto. No, me lo ricordo troppo bene perché li abbiamo coverati tutti. Tutti a inizio agosto, prima settimana. Era borderline, ci poteva stare la gente. Questa è peraltro, cioè, in una data anche un po', se vogliamo, infelice. Sì. Quasi come se lo dovessero fare per forza, perché tutte le cose che dovevano presentare a febbraio non sono riusciti, ma adesso ce l'hanno a settembre. Anche secondo me. Tardi. Quindi oggi, cioè, preparatevi, perché per me vedremo un Pokémon, un Legende Pokémon Arceus molto diverso, secondo me. Ma al di là delle problematiche tecniche, cioè, lo vedremo davvero laddove a febbraio ci hanno voluto far vedere l'idea che avevano, ok? Sì, sì, sì. E appunto, per me va benissimo, non avrei aperto i preordini in quel momento, tanto agosto per gennaio sarebbe andata bene lo stesso. È una questione proprio di netiquette, di deontologia professionale. Avrei aperto i preordini quando ci hai fatto capire non solo che hai avuto una bella idea, che vuoi, che noi crediamo, cioè che nella tua visione di un Pokémon per adulti, ma insomma, quando mi fai effettivamente vedere la ciccia e la sostanza. Comunque, termino qui la prima slide. La presentazione prevedrà, guarda, novità su Leggende Pokémon Arceus, Pokémon Diamante Lucente, Perla Splendente, e non solo, come ti guardi, quando ti guardi intorno. E questa è una citazione, ragazzi, furbitissima, perché quando ti guardi intorno vedi i bambini poveri e non solo, e vedi anche Leggende Pokémon Arceus, Diamante Lucente e Perla Splendente. Quindi, no, dicevo, e non solo, mi fa pensare esattamente quello che ha detto Chiara: 40% Leggende Pokémon Arceus più Diamante Lucente e Perla Splendente, per me divisi più Leggende meno Remake, ma un 60% per me sarà del non solo. E a tal proposito io vado a proprio Spitty Cash, esattamente, io ragazzi sono cresciuto Spitty Cash, purtroppo per me, e quindi vai Samir, e niente, mi fa ridere, e quindi vai Samir, sì, e quindi okay. Nulla, vado un attimo a proprio spittarvi, a proposito di Spitty Cash, un po' di, smetto di essere stronzo, un po' di elementi che penso possano esserci dentro il Direct, Motherfather, esattamente, vedo che ho una community molto colta comunque, Pokémon Unite, potrebbe esserci una bella roadmap anche qui alla Capcom Monster Hunter. Quindi oggi è uscito Blissey, tra un mese esce Blastoise, tra due mesi esce Giovanni Rana, tra tre mesi fa anche Ravioli. Importante. Bravissima, fine. Due, potrebbe esserci Pokémon Sleep, ma vi spiego dopo perché. Tre, qualcosa di sorprendente, ma al solito vi spiego dopo perché. Okay. Ricordatevi che potrebbero non essere solamente videogiochi. Pokémon Sleep è un'applicazione, ma chissà. Cioè, magari un nuovo film, le carte, una nuova serie animata, vedremo. Tu? Questa Z? Z è quello di cui voglio parlare subito dopo. Vuoi arrivare subito a Z? No, per carità. No, è la slide dopo. Mezz'ora. È la slide dopo. Io comunque, prima di mandare la slide dopo, voglio un breve momento nostalgic per farvi realizzare anche, questo me l'ha suggerita la chat, che è il 18 agosto e che in una maniera o nell'altra noi il 18 agosto bisogna stare su Twitch insieme. Dio che Madonna, siamo mondiali, davvero, o che siano presence. E a tal proposito, ora non per fare sempre il solito sognatore, ma in un'ottica di, sono 28 minuti, quindi c'è tempo e spazio per tutti, in un'ottica di una nuova visione anche rinnovata dal punto di vista, secondo me, in positivo,
parlo dei tornei dell'Invitational, che è stato secondo me una bella operazione che hanno fatto, mm-hmm. che ci sia anche un minutino, anche senza rivelare magari niente, ma un qualcosa, qualche notizia anche su una riapertura dei tornei, faccio per dire, o su una conferma dei mondiali ancora a Londra, insomma un qualcosa di competitivo, secondo te questo sarebbe starci? Stato il momento in cui avremmo visto il nuovo Silhouette nel 2022. Esatto. Io vi dico di no, perché l'avrebbero messo nel showdown dei mondiali, dei campioni mondiali che hanno fatto nei giorni scorsi. Però sarei felice di ricredermi. Però qui tira tanto, eh. No, cioè, per carità di Dio. Allora, anch'io è un sogno, ovviamente, perché chiaramente quello c'ho in testa, sto... Però, vabbè. Ragazzi, allora, rispondo alla chat. Possiamo streamare, ragazzi, non vi preoccupate. Nintendo aveva bevuto tanto quel giorno lì in cui disse a tutto il mondo di non essere restreamata. E lo ricorderemo in cui quel giorno Nintendo ha fatto qualcosa di più incomprensibile di The Pokémon Company. Assurdo, però è così. Quindi niente, adesso invece tutto a posto. Stiamo tranquilli, possiamo vedere tutti i direct che volete. E, anzi, possiamo vedere anche quelli passati. Anche quelli passati, quelli esattamente, di luna, cioè. Tutta la giornata revival dei direct. Però ecco, morale della favola: mi piacerebbe, sì, assolutamente, Pardo, sapere di più anche sul come Play Pokémon si rimetterà in piedi ora che sentiamo un po' il puzzo, non dico della fine della pandemia, ma quantomeno di una ripartenza. Non sarebbe male. Tra l'altro, insomma, ragazzi, quell'evento è stato particolarmente seguito, questo evento di cui sto parlando, a quanto pare, anche se sono numeri assurdi che non mi spiego, si parla di 50.000 persone concurrent per il torneo dei campioni mondiali. Non lo so, io ho le mie riserve, visto che conosco i numeri, però complimenti a The Pokémon Company che ha fatto 50.000 persone. Dio lo volesse, ma... Secondo me c'era le invidie da qualche parte, perché nemmeno League of Legends a tratti fa. Capito, per quello, anche secondo me c'è stato un po' di embedding, ma ci sta, è normale, nel senso, però mi è sembrato strano quel numero più che altro, sai perché? Perché quando ci sono degli eventi Pokémon, non sono che lo specchio in grande di quello che facciamo noi. Il competitivo non va così bene ultimamente, perché è normale, non ci sono state novità. Certo, e se non c'è tornei. Capito? E quindi... Mi è sembrato strano vedere questo numero, perché se poi guardo i tuoi streaming non c'è, no, quella correlazione che noi abbiamo imparato in 6 anni esserci sempre. Se sono 50.000 lì, allora il Pardo in battle spot devono essere 2.000, capito? Certo. Però vabbè, nel senso, speriamo che sia veramente così e che al prossimo streaming del mondiale si faccia anche noi 50k concurrent, visto che solitamente abbiamo avuto quasi sempre lo stesso identico numero dell'internazionale. Detto questo, seconda slide, l'aveva anticipato il Pardo, dominio registrato. Andiamo con le fonti, mamma mia, 14.33, mi devo sbrigare. Andiamo con le fonti, da dove viene questo tweet? Da una fonte affidabilissima, parliamo di Kelios FR, quindi un webmaster Pokémon e giornalista francese, che raccoglie solitamente durante l'anno informazioni e talvolta si lascia dei piccoli licchini. In questo caso abbiamo la registrazione di un dominio nella forma di az.pokemon.com, quindi esattamente il tipo di URL che abbiamo con i siti Pokémon: swordandshield.pokemon.com, giovannirana.pokemon.com, giovanni.rana.pokemon.com. Ok? Quindi è 100% in linea a te. Cosa? Ti garbano tutti, c'è la fissa per Giovanni. Strabone. No, ma c'è quel pezzo in cui giochiamo a Unite e io e te facciamo, c'è Giovanni Rana e c'era Mr. Mime e l'apo fa: ma Giovanni Rana chi l'è? E io gli faccio: è quello che fa i ravioli. E basta, finisce lì, non l'ha mai saputo chi fosse Giovanni Rana, era Mr. Mime. Comunque, az.pokemon.com è un dominio nell'esatta forma insomma, delle URL del sito Pokémon. Cosa può essere? Tante cose, ok? Partiamo dalle meno divertenti. Un gioco sull'alfabeto per infanti. È vero. Ok? Può essere. Possiamo escluderlo. Dalla A alla Z, no. Impara con i Pokémon. Potrebbe anche essere un sito, magari, che raccoglie informazioni sul Pokédex, cioè una sorta di Bulbapedia ufficiale. Giusto, potrebbe, si dice una wiki, anche se ce l'hanno già in parte sul sito ufficiale, ma non è fatta particolarmente bene. Due, potrebbe essere un gioco simile a quello del... grazie mille Alex Lass, grazie davvero. A quello del typing, non ricordo francamente come si chiama, era un gioco per DS, nel quale effettivamente scrivere... Quello in cui ti davano anche la tastiera. La tastierina, esattamente, me lo ricorderete, sì, ragazzi, sì, in chat. Sì. Te lo ricordi tu?
Typing Adventure, ok, perfetto. Non ricordavo come si chiamasse, perché figuratevi. Un'altra avventure idea tra i tasti. Come? Avventure tra i tasti. Avventure tra i tasti, perfetto, esatto. Avventure tra i tasti. Typing Adventure in inglese. Scusate, ma era necessario. Potrebbe essere, potrebbe esserlo, perché voglio dire, ci sono tante cose kids che vengono fatte da Pokémon. Peraltro, voglio dire, in una diretta che poi vedrebbe Legende Pokémon Arceus come protagonista, non mi dispiacerebbe vedere qualcosa anche kids, perché so che noi il piatto preparato per noi ce l'abbiamo, quindi non è che ora deve essere tutto fatto per noi. AZ, come detto da qualcuno, potrebbe essere anche, non solo in chat, ma lo stanno dicendo in questi giorni su internet, anche la marca del dentifricio, e voi direte, ah, XD, beh, Pokémon Sleep si basava sul lavarsi i denti, grazie a Sertammi che ci mette 20 abbonamenti, grazie mille. Più che altro stavo per dirti, ma se fosse un'operazioncina da bambini del genere non avrebbe il suo sito, però mentre prima di dirlo ho detto, mi fai googlare per vedere se esiste cafemix.pokemon.com, e la brutta notizia è che esiste. No, quindi... tutti i giochi hanno l'URL quel modo. Pensavo quelli minimamente main, invece anche c'è cafemix.pokemon.com. Esatto. Quindi... No, assolutamente, ma poi figurati, per gli investitori un'applicazione per bimbi deve avere il suo sito, è ancora più importante, secondo me. E quindi cioè per i vari pitch devono avercelo. Chiaro. E quindi niente, potrebbe essere una marca dentifricio, ma cioè la marca dentifricio AZ, ma in quel caso non mi spiegherei sinceramente, non sono molto di questa squadra qui, perché un sito con una marca brandizzata accanto a Pokémon, cioè sarebbe avere nike.pokemon.com. Sarebbe allora a quel punto una sezione di Pokémon sul sito della Nike, esattamente come sarebbe una sezione di Pokémon sul sito della Z e fanno il dentifricio griffato Pokémon. Non mi convince, contrario, ok? Che AZ venga ospitata dentro Pokémon e non viceversa. Magari mi sbaglio, vedremo i dentifrici griffati Pokémon, faremo una 24 ore di lavarsi i denti, però... sì. Però, potrebbe essere, ok? Quindi tutto può essere. E poi vado al mio sogno bagnato. Ovvero... Ragazzi, non un gioco. Io e te possiamo andare, lasciamo solo. Sì, esatto, lasciatevi solo. Il mio sogno bagnato è chiaramente una serie animata sul passato dei Pokémon, che non c'è mai stata veramente. Origins ha toccato, Generations ha toccato dei tasti che, insomma, ci sono piaciuti, ma veramente li ha solo accarezzati e poi è andato via. Sarebbe veramente bello avere una serie animata su quel pezzo di lore Pokémon, però non so neanche se... Però un sito per la serie animata? Esatto, stavo per dirti questo, non so neanche se le serie animate hanno un sito. Né di Generations, né di... come si chiama quella che hanno fatto... Guarda, Chiara mi fa giustamente vedere che i Mystery File, quelli dai quali abbiamo tirato fuori la super teoria ancora oggi trainante del canale, delle lastre di Arceus che vengono dal futuro, ha effettivamente un sito ufficiale, quindi tutto può essere. Oddio, potrebbe anche essere proprio a questo punto come il Mystery File. Io mi aspetto infatti una cosa del genere, mi aspettavo che fosse la tua aspettativa. No. Perché guarda, ho cambiato squadra, hai ragione tu. Un sito per una serie animata mi sembra una cosa un po' strana. Al contrario. Però ricordatevi che c'è un live action di Netflix, eh? Se vogliamo sperare in qualcosa che sia effettivamente collegato ad AZ, il personaggio di sesta gen, con un nome del genere, io mi aspetto un sito come quello dei Mystery Files. Però potrebbe. Cioè, rispetto a Mystery Files, che era una cosa pensata, ahimè, solo per i giapponesi, e quindi è semplicemente una pagina aggiunta su Pokémon.jp. E qua magari potrebbe essere, appunto, siccome in mezzo c'è TPCI International, potrebbe essere una cosa in inglese, quindi fruibile. È una soluzione sensata. In realtà rimango dell'idea che possa essere una serie animata, magari proprio il live action di Netflix, se ricordate, del quale si è parlato nelle scorse settimane. È quotato. Per quanto, minchia, un live action su AZ mi arriva il pisello nel naso, perché ma è anche di difficile realizzazione. No, sì, ok, però minchia che ambizione voler fare un live action su quel personaggio così poco narrato nei giochi, e quindi con estrema libertà, ma allo stesso tempo con grande delicatezza da trattare, perché parliamo forse di una delle semidivinità del mondo Pokémon, insomma, veramente, cioè, proprio il Glander arriverebbe qui e starnutirei anche a un certo punto. No, ti metto sul tavolo altre due possibilità. Yeah. Una molto banale quasi, che sia invece... semplicemente un film, ci potrebbe anche stare, magari. Sì, i film hanno i siti. Però, appunto, stavo per dirti, non so se i film hanno i siti.
Però sarebbe, sai, in virtù anche di una distribuzione al cinema, un cazzo e un altro, avrebbe più senso un sito per un film che per una serie animata. Quello è vero, se, assolutamente. Se non l'altra, continuo a fare il sognatore eterno. Siamo qua apposta. Se fosse una prima hint su una nona generazione Pokémon A e Pokémon Z? Wow! Perché potrebbero anche essere due nomi. Madonna! È vero che abbiamo già avuto XY, però insomma... Grazie, scusami un secondo, grazie Edo del ride, grazie mille, un bacino grosso, ci vediamo tra qualche settimana. Mua. Dicevi, scusami Pardo? No, niente, che potrebbero essere anche due nuovi giochi, possono essere veramente tante cose, uno spin-off della sesta generazione, un nuovo capitolo di Legends, la vedo difficile. No, non è un gioco, ragazzi, secondo me non è un gioco, di giochi ne hanno già piene le tasche. Allora io voto film. Cioè, per me non è un gioco. Io voto 100%. Io voto sito Mystery Files. Bello anche il sito Mystery Files, sinceramente. Ragazzi, in realtà il nostro record per le live degli annunci Pokémon è 21.000 persone, credo, ma era la live del 25esimo anniversario. Oggi mi accontenterei sinceramente di 10.000, ma intanto grazie perché arrivano sicuri. Anch'io ci sono vicino, eh. Bello. Anch'io sono a 570. No, beh, oh. Ma ha mandato le notifiche, amici miei. Che dove vogliamo andare? Ragazzi, vabbè, chi se ne sbatte? Tanto siamo ragazzi di Twitch, comunque. Le facciamo arrivare le notifiche prima, per favore. E che vogliamo fare? Allora, va bene. Abbiamo poi la terza slide, la facciamo vedere al volo. Questa poca roba, ma comunque, secondo me è importante. No, ancora no? Mm? Ah, ok. No, volevo diminuirla perché siamo davanti al titolo. Vabbè. C'è scritto Pokémon Sleep. Il titolo è Pokémon Sleep, ragazzi, e c'è il patent che è stato praticamente riregistrato grazie a Legolas per le sabbie regalo il 17 agosto, cioè ieri. Sicuramente ci sarà Pokémon Sleep, non solo, probabilmente sarà available now. A mio avviso lanceranno Pokémon Sleep oggi, ok? Anche perché è un'applicazione, quindi ragazzi, live 24 ore. Io stasera scrivo il video teoria, poi stanotte quando vado a letto mi lavo denti un po' in un sleep. Bravo. E lui mi manda a fare in culo perché mi fa, ma devi dormire, ma io devo fare il video teoria, come cazzo fa? Quindi niente, non si dorme. Secondo me esce oggi Pokémon Sleep, perché abbiamo proprio la registrazione il 17 agosto 2021, cioè ieri. Vi ricordo che non è un gioco, è un'applicazione per la regolarizzazione del sonno, servirebbe a molte persone, a me di sicuro. E alla pinga potrebbe servire, salutiamo la pinga. Diamo la pinga Pokémon Sleep, ci sta. Video. Ovviamente, ragazzi, ve lo anticipo, ci sarà un video teoria su leggende Pokémon Arceus, uno su Diamante Lucente per Splendente e uno su Pokémon Sleep. No, su Pokémon Sleep c'è la live. Da 24 ore. Dai, Sleep. Sì, facciamo la 24 ore dove ci consumiamo i denti. Farei la collab con Gischianto che è esperto. Esatto. Facciamo Gischianto, X Saidonia, X Pardini, Pokémon Sleep. Vai. Bello. Dai, sì, il competitivo di Pokémon Sleep. Va bene. Conviene prima lavarsi gli incisivi e poi passare a... vabbè, andiamo avanti. Allora, passa prima alla prossima slide in realtà. Le ultime due slide sono quelle di CentroLeaks. Anticipo, CentroLeaks si è dimostrato, come abbiamo già discusso ampiamente nei mesi scorsi, totalmente inaffidabile. Faccio una breve cronistoria perché l'uomo ha la capacità di scordarsi gli eventi e di ricordarsi sempre solo gli ultimi avvenuti. CentroLeaks è stato per un periodo il punto di riferimento della community Pokémon mondiale quando obiettivamente tirò fuori il datamine di Landa Corona prima di ogni altra persona. Ci fu l'immagine con il Papa Francesco con in mano il cavallo di ghiaccio, o non mi ricordo se era Spectrier o Glastrier, insomma, appunto Calyrex. E loro poi, perché sto mostrando questa screen, hanno cavalcato l'onda di essere divenuti effettivamente un punto di riferimento cominciando sparando a campare stronzate o copiando leak di altre persone. Io qui vi faccio vedere un leak palesemente sbagliato, ok? Un leak palesemente errato che loro pubblicano con una certa saccenza che li contraddistingue, perché ci sono stati in passato leaker che poi hanno perso le loro fonti e hanno perso piede nella community, sì. Penso a Poké Sirena, no? Com'è che si chiamava l'altro nick di Pokéseria? Cresselia. Che poi è il stesso nick. Cresselia, che prima era in contatto con dei leaker cinesi incredibili e poi di punto in bianco ha cominciato a dire cose che non erano reali.
E qui è successa la stessa cosa, ma con la differenza che mentre Cresselia diceva, a me mi hanno detto questo, non lo so ragazzi, loro scrivono sempre come se avessero la scienza infusa in terra. Questo è un leak di qualche mese fa, tra mille virgolette, con scritto ve lo diciamo ragazzi, preparate il vostro portafogli se volete giocare a Leggende Pokémon Arceus, perché dovrete giocarci sulla Switch 4K. La differenza che Usum ha avuto giocato sul 3DS sarà niente rispetto alla differenza di Leggende Pokémon Arceus sulla Switch Nova. La Switch Nova non era una Switch Pro. Come tra l'altro, insomma, noi invece avevamo immaginato, noi pensavamo uscisse certo. Switch Pro, però non è che abbiamo leakato l'uscita di Switch Pro, abbiamo semplicemente pensato che avesse senso. Non è uscita. E quindi, insomma, prendete tutto quello che arriverà con le pinze. Voglio che le prossime screen, negli ultimi 5 minuti di discussione, perché poi ci chiudiamo nel nostro religioso silenzio, siano effettivamente... Sto fallo passare. Non so perché... Ah, ok, perfetto. Dicevo, non so se... tutto quello che abbiamo discusso finora sarà effettivamente, cioè che discuteremo finora sarà effettivamente presente. Spero sinceramente di sì. Detto questo, ve lo faccio vedere. C'è questa, vai indietro. C'è questa screen di delle forme Alola, poi delle forme Galar 2016-2019, facendoci intendere nel 2022, quindi a 3 anni di distanza, arriveranno le forme Sinnoh. Ora, io me le aspetto per davvero. Però. Anche io, ma se dovessero esserci non è un leak, è solo un guess sensato, lo hanno detto tutti, noi compresi, che possono esserci le forme antiche Sinnoh, chiamiamole come ci pare, quindi secondo me, non è un leak, è semplicemente una cosa che se c'è bene senso. Se non c'è ame. Te che dici? No, è buon senso, sono d'accordo. Cioè, io me le aspetto fortemente. Anche perché, se ti ricordi, ci sono delle immagini e delle silhouette nell'unico trailer che abbiamo avuto di Legend of Arceus che non sono molto chiare. E anche perché sarebbe quasi stupido non giocare sull'evoluzione dei Pokémon, che peraltro è canon, guarda Relicant, guarda anche Regigiga stesso, che per l'appunto è il muschio, ma magari migliaia di anni fa non presentava la forma con la quale lo conosciamo. Quindi, cioè, non fare delle forme non regionali, ma le forme arcaiche. Certo. Anche perché li abbiamo già, Archeokyogre e Archeogroudon, per esempio. Cioè, per Pokémon magari comuni, quindi non leggendari, sarebbe da stupire. Cioè, anche perché se ci fai caso, Franci, di tante critiche che abbiamo fatto ultimamente agli ultimi giochi, quella delle forme regionali in realtà è stata l'idea vincente. Assolutamente, sì, sono d'accordo. Cioè, è stata la cosa che più ha salvato la baracca, forse. Quindi io penso che anche in quarta gen... Ha maggior ragione, però la vedo più su Legend of Arceus, ovviamente. No, ma infatti anche secondo me parlano di Leggende Pokémon Arceus, o io parlerei di Leggende Pokémon Arceus, sicuramente non di... Sono d'accordo con te col fatto che hanno un po', nel caso ci azzecchino, ci abbiano appunto azzeccato e non ci abbiano avuto una soffiata, perché insomma sarebbe un po' come scoprire l'acqua calda. Capito, quindi. Esatto, un leak del genere, sai, non è... Ti ricordi il Ben Affleck leak? Eternatus è il cattivo. È una di quelle robe che o la licchi bene o non ti puoi inventare chi cazzo è sto cattivo, che cosa fa nella storia. Questo non è un leak. Questo è un post che avrei voluto fare io. Mi suggerisce la mia chat, ci avrebbero azzeccato. Vabbè, con questa chiudo. E con questa possiamo chiudere la diretta. Yeah. Farei vedere anche l'altro l'altra screen. Vediamo un po' se passa. Ecco qua. No, quella dopo ancora. Esatto. Leggi pure, intanto. Che io vedo se si può sistemare una cosa, sì, che ok, mantenete basse le vostre aspettative per Pokémon Diamante Lucente per la Splendente. Sì, ok, ora c'ho sempre paura di come vanno tradotte. Mantenetele molto molto basse. Non stavano scherzando quando hanno detto che i remake sarebbero stati dei remake molto fedeli. Le novità davvero esaltanti saranno tutte quante a proposito di Legends. Ma qua è un'altra volta la scoperta dell'acqua calda. Neanche qui, cioè. Mi oso dire, perché insomma... Grazie. Capitan ovvio, ecco. Sì, diciamo che probabilmente hanno deciso di giocare un po' più sul sicuro una volta che li hanno beccati incredibilmente a spacciare immagini di Animal Crossing per leak di Pokémon, e quindi hanno cercato di giocare appunto un po' più safe con dei... leak, tra virgolette, che sono semplicemente i guess meno wild che si possono fare in questa situazione. Sì, sono d'accordo con te, Chiara, è la classica qualcosa dobbiamo postare, cerchiamo di azzeccare, perché è chiaro.
Sì. Me non hanno più in mano nulla. Ragazzi, sono i 50, quindi io comincio. Meno 10, meno 10, ci siamo. Era l'ultimo. Io dobbiamo mettere il sito, no? Comunque fra... Ah, no, lascia passare, tanto manca poco. Dicevi, mentre scusa? Mentre lavori per la schermata di tutte le cose che chiaramente possiamo non aspettarci da Diamante e Perla, una la devono mettere, che peraltro sarebbe anche un assist ottimo per del content, ossia le Battle Frontier. Cioè, io spero che abbiano preso tante feature di platino per Diamante e Perla, come hanno già dimostrato anche nel trailer, dove c'è PZ, che è ad esempio un Pokémon del Pokédex di platino. Me lo auguro anch'io. In Diamante e Perla fedeli 100% non ci sarebbe dovuto essere. Ce l'avevi giù? No, scusa, Pardo, stiamo mettendo il video. Vai. Lui è F11. Perfetto, allora aspettate un secondo che cerco di risolvere anche un altro cazzo, che è un cazzo di lavoro, deve passare un banner, ma non trovo il link giusto. Perché ho... I cazzi di lavoro sono quelli che hanno la piccola cravattina. Sì, sono dei cazzetti. Sotto, sì, bella immagine. Allora, io in teoria, cioè qui se i link funzionassero sarebbe top. Allora... No, Marcolino, PZ non faceva parte. Voi sapete che il Pokédex di Diamante e Perla aveva un Pokédex diverso da quello di Platino. E fra le specie chiaramente che differivano vi era la presenza di Porygon Z, che in Diamante e Perla non c'era e in Platino in realtà era un po'. Sì. Siccome allora, nel trailer che abbiamo visto c'è un bel Hyper Beam di PZ, si può presupporre già che tecnicamente siano Diamante e Perla, ma un po' all'operazione Horas, che però hanno un qualcosa di Smeraldo, tant'è che c'è un episodio Delta che è Rayquaza, che in teoria dovrebbe essere l'uomo copertina di Smeraldo. Sì. Ragazzi, ci siamo minuti. Ci siamo proprio, mamma mia. 8 minuti, secondo me ne usciremo contenti. Ma secondo me sì, cioè io l'ho detto prima di collegarci, abbiamo mangiato tanta merda ultimamente. No, è vero, io lo sai, poi sono paradossalmente quello che le prende anche meglio, no? A me piace tutto, però insomma, oggettivamente parlando, sono state tradite talvolta le nostre aspettative in più di un'occasione. A questo giro 28 minuti, cioè anche solo se mettano 18 minuti di Pokémon Caffè Mix, 10 minuti sono tanti, Sì, esatto. Noi... Ma infatti... Secondo me è così, sarà pieno di altra roba, ma comunque se dovessero dedicare anche solo, ragazzi, bastano 5 minuti fatti bene a Leggende Pokémon Arceus. Io ne esco, io voglio sapere che gioco è, voglio vedere un po' di gameplay oggi di Leggende Pokémon Arceus. Cioè, a costo di non avere informazioni sulla trama e fare un video analisi che va solo e unicamente sul gameplay, io voglio questo adesso. Io desidero saperne di più del gameplay. Intanto siamo più di 10k qua, quindi grazie ragazzi, grazie mille davvero, gentilissimi. 6 minuti all'inizio del direct. Io non sto riuscendo a far comparire questa cosa, ma sono sicuro che il link sia giusto, quindi boh, amen. Come puoi vedere è proprio lui. Forse hanno sbagliato a mandarmelo, non lo so. Vabbè, ameno. Io sei d'accordo, se posso, per lo stesso, sì. Se posso insomma mettere un po' le mani avanti, sì. Utilizziamo per una volta l'esperienza maturata anche con Unite, che avevamo detto tutti fosse una grande merda, guarda il frame rate, vedi là, che poi in realtà è ovviamente un frame rate diverso e fissato rispetto a un trailer. Mettiamo le mani avanti, facciamo tesoro delle esperienze passate, qualora dovessero mostrarci dei frame rate nei trailer non perfetti, di prenderli per trailer, ok? Perché poi alla fine mi sembra che, a parte certo gli alberi di Spada e Scudo che non mi sembrano il massimo, su Unite abbiamo visto che poi il trailer non fa fede con il gioco, quindi anche da questo punto di vista ci vuole equilibrio nel non avere troppo hype ma non essere neanche troppo distruttivo. Ma infatti io te l'ho detto, cioè il punto non è adesso vedere solo il tecnicamente gameplay, come è messo il gioco, ovviamente anche quello, perché per me è anche quello, ma perché ora siamo più vicini, è giusto, sarebbe anche giusto, ma io voglio capire che gioco è, io voglio capire, questa è la cosa principale, io voglio capire che gioco è, e finché non capisco che gioco è Non sono soddisfatto. Io voglio poter fare questo video analisi che arriverà dicendo benissimo,
è questo tipo di gioco, possiamo aspettarci questo gameplay, questa roba qui mi piace, quest'altra roba qui non mi piace. Non andare ancora a tentoni, ci siamo già andati a febbraio, a tentoni, e tra l'altro pensate, tanto l'abbiamo potuto dire dai leak, delle schermate. Il video sarebbe stato 20-30 minuti più corto senza quelle slide, perché avremmo semplicemente potuto dire: beh raga, questo è Legend of Pokémon Arceus. Invece abbiamo potuto vedere un nuovo tipo di Pokepassaggio, abbiamo potuto ipotizzare il roll, bravissimi, le boss battle, cioè capito? Sono tutte cose che noi abbiamo preso dai leak. Sarebbe stato molto più povero l'annuncio di Legend of Pokémon Arceus se non avessimo avuto le slide con i leak. Quindi insomma, io mi auguro che si possa vedere di più e si possa effettivamente trarre, diciamo, delle conclusioni riguardo la natura del progetto. Ragazzi, mancano sono i 56, io ai 58, switcho di là. Io switcho già sulla schermata. Sì, sì, sì. Ricordiamolo, fai, ragazzi, che oggi sia da Francia. Possiamo streamare, sì. Possiamo streamare, no? Perché c'era il terrore. Ma devo aprire YouTube o posso vederlo da voi? No, Fantozzi. Sì, sì. Scusi, chi ha fatto presa? Vabbè, allora... mi metto dalla loro parte, un po' ci hanno ragione. No, è giusto, poverini. De. No, no, ma io a informazione di servizio, chiaramente. Ci siamo, 2 minuti. Io, ragazzi, non mi sto facendo i cazzi miei, ma sto cercando in tutti i modi. Abbiamo un lavoro con un banner che deve apparire, ma non appare mai nella vita. Ma tra l'altro non appare neanche. No, no, lo vedo che non sta apparendo. È sì, un po' sì, un problema, credo, differente. Vediamo un attimo, capiamo. Capiamo. Ragionier Pardozzi. Ragionier Pardozzi. Capiamo un attimo. A me mi cappa la pipì, Chiara, perché sono emozionato. Oh no. Vabbè, si fa come i ciclisti. Allora. Come i ciclisti, no. Che bella immagine. Terrificante. Ci siamo, ragazzi. 2 minuti. Dai, 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 dai. Dai, bimbi, spacchiamo le 1000 presenze da me. Te assolutamente, 10.000, dai. Da me spacchiamo i 1000. C'è il link per lo Stream Squad, chat. Allora, andiamo. Come fanno i ciclisti? Non... Surz, come fa una persona che deve fare una gara e gli scappa la pipì e non può scendere in bicicletta? Ti attacca. Bon. Amici. Switchiamo. No, che cosa è successo? Che hai cliccato su YouTube. Ah, no, perché ho cliccato... Hai cliccato proprio su YouTube. Okay. Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo? 3 minuti, 2 minuti. Comunque una 12 ore su Palmo Sleep va fatta. Beh, easy. La live più semplice da fare della storia delle nostre live. Ragazzi, comunque io a questo punto il passaggio lo faccio solamente vocalmente. Se vi volete, tanto l'ha fatta anche il Pardo sta pubblicità. Se volete iscrivervi a una fighissima scuola di coding che si chiama 42 Roma Luis, che è gratuita come corso, trovate qua sotto il link, ok? E avete la possibilità di entrare in questo corso che è di gamification e che forma 150 professionisti e li mette in contatto direttamente con i partner, ok? I più importanti, diciamo, dell'iniziativa, tra i quali c'è TIM, ok? Operazione Risorgimento Digitale. Quindi cliccate qua sotto, c'è un banner con scritto Roma Luis, 42 Roma Luis, lo cliccate e date un'occhiata. È un corso interessante che vi abbiamo già pubblicizzato l'anno scorso e mi piace potervi pubblicizzare tra le varie cose anche un corso formativo, insomma, e quindi un percorso di istruzione. Di lavoro, quindi già. È un qualcosa che un domani sarebbe bello, no? Sentirsi dire, sì. Oh, il lavoro che ho l'ho scoperto grazie a Seidonia, grazie a Pagani. Esattamente, esattamente ragazzi, 1010 Roma Luis, qui sotto. E come dategli potete un'occhiata. Vedere, quando un video in Premiere non parte, non si può full screenare. No, ragazzi. Ma non seguiremo la Direct in questo modo, quindi non serve suggerirci di spostare la nostra cam in basso a sinistra. Za. Ah, non stavo facendo il rewatch di Yu-Gi-Oh! GX, semplicemente mi appare perché cerco sempre Yugi. Ah, siamo 12.000, signori. Poggers! Noi siamo un migliaio. Un miliardo. Yeah. Un miliardo. Vabbè, oddio, se facciamo 12k qua Pokémon ne può fare 50. 1000 milioni. No, non è vero.
Ah, ragazzi, comunque, grazie mille delle sub che stanno piovendo. Comunque ci sono 3800 spettatori in attesa su YouTube. È vero. Vabbè, nel canale italiano, però. Sì, sì, sì. Nel canale italiano. Siamo un po'... Attenzione. Oh, questa premiere... Fai il trucco Sabaku. Metti a due per. Ah, già, già. Dimmi le cose a modo. Vabbè. Ok. Pardo, vai a velocità di riproduzione due e mettilo per. In due per. Così si sincronizza con il server a un certo punto. E vediamo le cose prima di tutto. Ok, ora è normale la cosa. Ma lo devo fermare una certa? Aspetta, no, che ti dobbiamo. Ragazzi, sentite eco? Abbasso un po' il nostro microfono. Ma che vuol dire due? Due minuti? Non... C'è un due fisso due. Anche da voi? Eh? C'è un due fisso anche da sì, voi? Sì, sì, sì. Due. Ragazzi, due attimi e ci siamo, dicono loro. AZ, due come le lettere. No, ma forse è un countdown di due minuti? Eccoci, sì, 60. Era un countdown di due minuti. È nuovo il countdown della premiere. È nuovo. Hanno cambiato. Inter Genoa 2, esatto, ragazzi, giocatelo. Ragazzi, ricordatevi che la musica del presence, sì, vabbè, del countdown è altissima, è 50 volte più alta solitamente di quello che poi sarà la musica effettiva del video. Io ti direi che quel robot lì lo aggiusti per far arrivare più o meno qua l'audio, tra questo e il giallo, l'audio di presence, ok? Sembra veramente la opening di Mob Psycho 100, sono d'accordo. Ragazzi, il countdown è di YouTube, non è di Sì, sì, cioè, no, il countdown è di YouTube, non è di... Ci siamo davvero. Bellino. Sì, più bellino dell'altro di sicuro. Sì. Sì, è migliorato, dai. Ci siamo. Eccolo! Vai. Ma in realtà vabbè, no, hai messo in muto. Ma perché? Lascialo. I'm Utsunomiya from the Pokemon Alza un po' da qui allora. Today I'm happy to share with you our latest updates on a number of games. Poco perché sennò poi il pardo diventa assolutamente. First, we'd like to share some news about Pokemon's first strategic team battle game, Pokemon. Ok, si parte con Unite. The Nintendo Switch version of the game has already been released. Qui annunceranno la versione mobile, dai. Has now been set for September 22nd. Ok. In anticipation of the mobile version launch, pre-registration has begun today on the App Store and Google Play Store. Nintendo Switch and mobile device users can play together in Pokémon Unite. We hope as many people as possible will be able to enjoy. Sì, perché ora arriverà il crossplay. Players will also receive special gifts in their game. Based on the number of people who pre-registered for the mobile version, thanks to a special campaign happening now. Ci sta, un po' alla zero ora. Ma che carino. Non so se vengono raggiunte le 5 sì, milioni, sì. Figo. Ragazzi, registra, cioè, loggatelo perché Zero Ora è fortissimo. È gratis, entro il 31 agosto. Non vi costa niente, poi al massimo se non lo volete... Oh, finalmente passa il banner, ragazzi, passa il banner. Ecco. Però proprio nel momento in cui non deve passare. E qui lo toglieremo poi perché il direct è un po'... No, ma che dici? Mamo? No, posso dire cose che ti bannano relative all'autoerotismo? No, puoi dire che ti seghi. Quello volevo dire. Oh, la roadmap l'hanno fatta davvero, eh. Bravi. Oh, ragazzi, come cazzo stanno viaggiando con Unite, ma bravi. Lo stanno gestendo bene. Ma bravi, eh. Look forward to more from Pokémon Unite in the future. Now, I'd like to share some news about a few of our other games. Bomba! Eccolo! vabbè, è normale, ragazzi. Ce l'aspettavamo, un gioco un pochino più kidzino. Pokémon Café Mix is getting a revamp. And with it, a new title. Pokémon Café Remix. Mi turba. The puzzles have been refreshed with the addition of new elements with which you can mix, link, and blast puzzle icons. Qui è roba tua, eh. Non ci giochi più? Non ci ho mai giocato. Non ci hai mai giocato, mi ricordo male. L'ho scaricato sul iPad, ma non durato 30 secondi. Non è il tipo di puzzle che mi piace.
you'll also find more ways of growing and developing your staff Pokémon. So this renewed puzzle game is sure to be something that can be enjoyed for years. Non so quanta pool di giocatori, cioè che pool di giocatori abbia attualmente Cafe Remix. Non credo pochi se l'hanno inserito qui. Evidentemente avrà download. Minchia, lui è morto, sepolto. E dire che le due stati fa io non ho fatto. Lo ricordo. Ti ricordi? Non ci guardavamo nemmeno negli occhi per giocarci. Io ero fottuto da Masters. Pokémon Masters EX celebrates its two. Mi era piaciuto un sacco. Ci ho fatto un video. Masters e Dynamax, volevo dire. Tra l'altro bellissimo, l'ha fatto vedere Chiara qualche giorno fa, il set di Dundle, proprio come l'hanno vestito con Eternatus. Cioè proprio a tema con Eternatus. Masters è morto non facendo quello che Unite sta facendo. Cioè Masters è uscito punto. E a un certo punto il pool di nuovi contenuti si è rapidamente consumato. Eravamo arrivati a fare per un mese e mezzo Brock di merda, se ve lo ricordate. Sta dicendo che ti danno 10 pool gratis per 10 giorni. Ah sì? Eh sì, l'ha appena detto. Andiamo. Fulliamo tutto. Che bello, N. E sono contento che ancora una volta sia canonico Reshiram, perché ovviamente Zekrom l'ho preso io. Comunque, sì, Matteo, sono sicuro che sia migliorato. Ne ho letto davvero tanto positivamente di Masters adesso, ma è tardi. L'ho perso per strada. La mia vita ora ha altre applicazioni e giochi. E quindi... Vabbè, ma come Pokémon Go? Appunto! Cioè, comunque è rimasta la community che gioca a Pokémon Go, ma meno, minore di quanto avrebbe potuto essere se avesse avuto una roadmap solida fino all'inizio. Esatto, cioè... Non è stato supportato, capito? No, per niente. A un certo punto loro non avevano idea di come farlo andare avanti. E hanno diluito questa storyline con questi tre villain per mesi senza farci capire niente. Oh! Pokémon Go. A proposito, vedi? Pokémon Go, which is celebrating its 5th anniversary, will have Pokémon that were first discovered in the Galar region appearing in the wild. E quindi ci siamo. Pokémon Go impari. Dopo 5 anni. Local time. Players can look forward to seeing Blue, Squavitz, and Phalanx during the event. 5 anni. Sì, no, ma nel senso impari con l'ottava. Dico, dopo 5 anni dall'uscita di Pokémon Go, Pokémon Go ha lo stesso pool di Pokémon dei Spada e Scudo. No, dicono che non c'è Alola. Ah, non c'è Alola? Hanno saltato Alola. Perché? Ha fatto bene, bravissimo. No! Non cagare. Ma no! Beh, ma a quanto pare non hanno messo, tutta la Gen. Sì, sì, vabbè, quello hanno sempre fatto così, se non mi ricordo male, ne inseriscono 5, poi ne inseriscono altri. Sì, e probabilmente avranno dato la precedenza a arrivare all'ottava e poi aggiungeranno la settima. Allora niente, ritiro quello che ho detto. Eccoli. Eccoci. E quindi leggende Pokémon Arceus è il piatto grosso. Allora, sono le 15.08, ok? Sì, quindi mi fanno vedere una sega, fidati di questo. Vediamo. Io mi aspetto niente. Meno di niente mi aspetto. Bravo, volatelo tu il Twig. Ah, no. Basta, questo era... è meraviglioso. Vediamo, vediamo. Io ho la pelle d'oca. Io ho la pelle d'oca per gli attimi che ho vissuto in quarta gen. Queste sono le dialogue box che abbiamo visto nel trailer di Switch OLED. Addirittura il pavimento che riflette. Ma l'overworld è... Hanno cambiato un po' anche i trainer. Su qualche outline. L'Overworld secondo me è davvero tanto carino. Gli allenatori si possono vedere following Pokémon. Avete visto? Following Pokémon. Abbiamo i Pokémon che ci seguono. L'art style proprio non riesco a digerirlo. Cioè guarda che belli. No ragazzi, io qui purtroppo... Ma molto figli questa gem con il cibi nell'overworld. Mm-hmm. Sì, sì, è vero, ha ragione. Ho proprio Pokémon X-ish. Ok. Oh, gli outfit! Si può fare il torneo 7 fiori! Questa è la cosa che volevo sapere.
è migliorato, ragazzi. Semplicemente lo vedo ora a 6 mesi di distanza e continuo a non gradire. Vediamo se si potrà pagare. Oh, i sotterranei, questo, sì, sì. Questo è fondamentale. Si erano già visti nel periodo scorso. Sì, no, ma che fossero. Vada lì. Dai, ci fate vedere il mondo distorto, per favore. No, se. Ma questa roba qui nell'originale c'era che trovavi Pokémon, non credo proprio. No, non mi sembra. È nuova, sembra tipo Mystery Dungeon ma con gli allenatori, carino. Yes. What? Credo fosse uno sfondo preimpostato. Finire sta host. Aspetta un po'. Dai, dai, facci vedere queste forme differenti, andiamoci. Aspetta un po'. No, sono sempre loro. No, oh, sono loro, sono loro. Ti ho sperato. Sembravano, eh. Carino, bel trailer, conferma che sono gli stessi giochi di sempre. La novità di questi Pokémon che non si è capito bene se inseguono Roma o via. No, 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 il Pokémon era... Pokémon Shining Pearl. Era following, era il pick-up di... Ma l'hai visto Munchlax? No. Ah, no, no, quelli erano, sì, sì, nell'Overworld. Ci sono solo nei sotterranei, secondo me. After 15 years, sentiamo. Pokémon Diamond and Pokémon Pearl have been reborn into Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl. This adventure takes place in the Sinnoh region, bello, a Monte land Corona. Rich in nature with towering Mount Coronet at its heart. As the protagonist, you'll adventure across the region, catching wild Pokemon and carina, making new friends as you strive to complete your Pokedex. Along with your partner Pokemon, you'll overcome the gym leaders of each area and aim to become. Tipo questo sfondo secondo me è molto più brutto di quelli visti in Let's Go Pikachu Eevee. You'll traces of the Sinnoh region's myths. Pass down through the generations and unravel the truth behind their mysteries. This is Professor Rowan, who entrusts you with a Pokemon. Madonna, che testone che c'hai, zio. Pensa testa, sembra Bruno Marotta. Salutiamo Bruno Marotta. This is your childhood friend and rival. He hones his skills as a Pokemon. E i modelli li hanno migliorati molto. Poi magari quando arriverà il tempo di fare il is one of the gym leaders you'll take on during your journey. Video analisi anche di questo, perché tanto vedrai, questi sono due video analisi uno dietro l'altro. Prossima settimana arriverà. Tipi folletto, se ne hai visti secondo te? Togekiss, sì. Cynthia is investigating myths about Pokemon. She's a mysterious person. Dicevo, faremo un po' di comparison tra i modelli 3D del primo e del secondo trailer, ma occhio, sono cambiati tanto. Hanno uno shader differente, decente. Si avvicinano un po' di più all'Overworld di Link's Awakening. No, no, parlavo di quelli in battle in realtà, ma sì, anche questi sono cambiati. You can participate in a number of activities, such as digging up fossils or creating your own secret base and decorating it with Pokémon statues. There are also places down there called Pokémon hideaways, which didn't exist in Pokémon Diamond and Pokémon Pearl. Apparently, the Pokemon that appear sì, quindi un po' ereditato le basi segrete e hanno voluto fare queste sorta di terre selvagge. Sembrano più le zone dei safari amico sempre di sì, brava, sì, sì, vero, vero. Che dipendono da un fattore specifico. Cos'è decora bolle? Era gli sticker che te mettevi anche al tempo sulle bolle. Giusto, Pardo, giusto. Hai ragione. Ma è una feature che ho scoperto per sbaglio. Perché...
One new feature that was not available in Pokémon Diamond and Pokémon Pearl. Questo sono contento, ragazzi, perché mi sono chiesto: ma diamante lucente e perla splendente? Carinissimo comunque il pavimento riflettente. Diamante lucente e perla splendente potranno essere la base di un torneo dei Sette Fiori 2. Le gare? Sì, 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 se sono viste prima nel trailer. Che servono di Rubino e... No, ci sono, da Rubino le hanno sempre fatte. 7-8 minuti di... Ignora. Diamante lucente per la splendente, iniziato a 08, sono 15. Mamma mia, chiara Rocco, ragazzi. Stavo tenendone faccia anch'io. Come parlo? Niente, no, stavo cronometrando anch'io, perché poi è un argomento... Quanto dura? 28? Sì. Le prossime leggende. Ecco qua, il following Pokémon. Ho visto una cosa, mi è garbata poco. Ho visto quel Beasel che perdeva strada un'altra volta. Ma Beasel c'ha le gambe orte, lo sanno tutti. Please wait just a bit longer for the start of your adventure. Mamma mia, ragazzi, chiara Rocco. But that's not all. A special Nintendo Switch Lite, Dialga and Palkia. Questa si piglia. Questa si piglia. Questa si piglia. Vabbè, questa mi piace. Che bella! Avete già i miei soldi, benissimo. Questa si piglia. Ce l'abbiamo tutti. Questa è tanta roba. Griffate noi. Ma poi bella che ha mantenuto comunque il concept della light di Zassian e Zamazenta. E sì, ragazzi, con delle serigrafie leggere. Ha super senso che sia light perché A, le griffi meglio, B, è un gioco da light. Sì. Boh, ora fatemi vedere. Giustamente. Guardate che carino, perché è molto molto più serio. Prima erano scherzosi gli starter. Vogliono creare queste due linee, secondo me, di gioco cazzuto, gioco kids. Questo mi fa molto piacere. Io già mi seguo se leggo ste cose, capite? Cioè, io già folle seghe, però. E te è una miniera d'oro. Per cazzo. Quanto è sbagliatissima questa cosa a livello di lore, retconneranno il mondo, mi butteranno al cesso memoride, perché non può essere una cosa del genere. L'età della pietra aveva i Growlithe e gli uomini insieme. I Pokémon purtroppo sono sempre molto statici. Guarda lì. Questo è un Stuntler. Sì, no. È un... Sì, boh, bella sta città. Questo shot meno, ma quello di prima era proprio... Stuntler di Sinnoh, ragazzi, antico. Eccolo lì, Cyrus. Non è... È Cyrus, non ha la forma di Cyrus. I Pokémon si muovono decentemente ora. Sono più a 5 fps, ok. Ma che cazzo è? Growlithe Shisha, tipo. Bellissimo! Quindi ci sono davvero le forme. Ma dai, era... Ma che bello è! È ancora più ispirato a uno Shisha. Povero artificio. Ok, il falò. No, no, Riveri. Bravi al cazzo! Uno dei miei preferiti. Basculin. Ma sono bellissimi. Sempre Basculin. Stuntler. Sì, sì, Stuntler. Manca quello. Manca che si arrampica. Si arrampica. Secondo me è Weavile. Io mi seguo abbastanza, ragazzi. Attenzione, attenzione. In che senso? Oh.
Guarda che ti colpiscono, come avevamo immaginato, ti fanno proprio male. Rapida, tecnica potente, sembra Monster Hunter Stories. Infatti è un po' Monster Hunter o sbaglio? Sì, sì. C'è qualcosa in cielo che li fa incazzare però. Ma le musiche? Sono fighe. Bellissime. Che cazzo era quell'energia gialla? Sì, c'era anche una Mega Ball. Cos'è, Strongest Strike di Naruto? Sì. Som! Sì! Tu! Tu! So! Sì! Sì, 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 sì. Yes, nessun rinvio, vedi? Nessun rinvio. No. That was the latest trailer for Pokémon Legends Arceus. Ci sono delle cose che non mi piacciono, la staticità dei Pokémon mi dà fastidio, però esco felice da questo trailer, eh. Bello, mi ha dato una bella sensazione. Ci sono altri 10 minuti, eh. Certo, cioè, ma ora spiegheranno tutto quello che hanno fatto vedere, andiamo con calma. Brand new title that opens new doors for the Pokémon series by fusing action with RPG elements. Il fatto che i Pokémon ti colpiscono. During a long ago era when it was rare for people to live in harmony alongside Pokemon. Non è Sinnoh allora. È Sinnoh prima di chiamarsi Sinnoh probabilmente. With sprawling, diverse, natural environments surrounding the mountain on all sides. These different areas are home to a rich variety of Pokemon. Non sembra grande la mappa però. In the future, this land of Hisui will come to be known as the Sinnoh region. L'ha detto lui. You'll set out on an adventure with the goal of completing the first ever Pokédex for the Hisui region. Quanto tempo fa è? The bustling Jubilee Village will be the base. Dimmi che il Team Galassia fa studiava, dai. Team Galassia saranno buoni, ovviamente. Sì, made up of people from various other regions. With divisions such as the medical corps, the security corps and the donna, survey corps, which researches Cyrus in questo gioco. Pensavamo fosse professore lui, figurati. Ecology of Pokémon. He came to the Hisui region along with Pokemon he met in various other regions. He entrusts one of these. Figo, perché è molto più complesso di quello che pensavamo. Pensavamo fosse una persona, invece è un team, ed è chiaro che sia Selina. Lei ha gli occhi di proprio di Cyrus. E lei sarà tipo la mamma di Cyrus, nel senso, l'avranno interpretare così. Figo che l'abbiano fatta donna, non me l'aspettavo, fighissimo, hanno fatto Cyrus donna. Ci sta. When the commander recognizes your knack for Pokemon research, he allows you to join the team and has you work as a member of the survey corps. È la prima volta che, in un modo o nell'altro, facciamo parte di un team. Sì, sì, sì. The duty of the survey corps is to observe and catch Pokemon to shed light on how they live. Your survey duties hold the key to unlocking the true purpose of your adventure, and in the course of your work, you'll visit various locations within the Hisui region. Minchia, fighissimo, perché lavoreremo per un cattivo. È una cosa folle questa cosa. Sono contento che sia davvero così. Ok. Questo proprio è il menu di Breath of the Wild. Hanno preso le tracce. Che ne hai copy your home. No, però è come funziona Rise. Sì, sì. Take too much damage from their attacks and you'll black out. Esattamente come funziona in Rise. Sì. Your survey work. When your Pokemon are hurt, you can return to a base camp to rest up. Okay, quindi fa l'odi Dark Souls. Once you've completed a survey assignment, return to the village and report the results. E allora non è neanche lontanamente open world. No, è open map. Come Monster Hunter. Monster Hunter 4. Sì, vabbè, va benissimo. Pokemon live all over the place. Get close to them and aim carefully, then throw a Pokeball to try to catch them. You'll find that not all species of Pokemon react the same way when they spot you. For example, some Pokemon will immediately flee, so you'll want to hide in tall grass when you approach them. Aggressive Pokemon, on the other hand, may need to be weakened in battle. Bisogna there are a variety of tricks to catching them all. Te la devi rollare proprio.
Ecco, questo ci interessa. Minchia, questa è rubata dai tizi che rubavano i goblin. Times in a row, depending on its speed stat and the moves that it uses. Ah, guarda. Ok. Also choose to have Pokemon use their moves in two different styles: strong style and agile style. Using a move in the strong style. Ma la velocità diminuisce. Fico. Nuovo concetto, molto Atlus questa cosa, mi piace. Fico, molto più figo di Monster Hunter Stories in realtà, pensavo fosse un cartaforbice sasso. While the agile style is great for situations where acting multiple times in a row. È certo, per boostarti. Probabilmente quindi se fai calmamente tecnica potente vai a più due magari. No, penso che tecnica potente anche rapida, visto cambia l'ordine degli attacchi. Sì, però se fai tecnica potente su calmamente cosa fai? Capito? Ah, non lo so. Aumenti il boost. Information will be added to the Pokédex. You can advance your research and fill in more information by doing things like catching Pokemon, seeing the new minchia, però poi come fai a tornare alla serie principale? Questa cosa è molto più figa del battle system attuale di Pokémon, che bello. Ma io non sono d'accordo. Per me, cioè per gli RPG che gioco io, questa roba qui mi piace molto di più. That are spread out across the Hisui region. Mi sembra però una meccanica molto più spendibile in PvE che in PvP. Non sono forme, ma evoluzioni. Sì, hai ragione comunque. Elimina il PvP questa roba, ecco perché il Pardo dice così, ha ragione. And it has been treated with great care and respect. Ma più che altro, immaginati. Ne parliamo dopo, dai. Sì. Comunque, quindi ci avevamo dato col Fuji che abbiamo fatto. Sono evoluzioni antiche poi perse. Sono esattamente quello. Sì, sì. Basculation. Sono contento che l'abbiano contestualizzate così, perché anche per me. Questo è bellissimo. Era il modo più logico per contestualizzarle. Non forme non si evolvono più, ma evoluzioni. Esatto. Poi si sono involuti perché l'habitat non era aggressivo allo stesso modo. Gli spiriti del bello, porca vacca. Ok, loro sono forma regionale. Sì, sì. This Pokemon with its majestic wings is the Hisuian form of Braviary. Quindi sono uno e l'altro. Hanno fatto un po' come pensavo io, un po' come Alar. Sì, sì. È psico. È psico. This Pokemon which works with a partner is the Hisuian form of Growlithe. It is a very wary Pokemon and appears to protect its territory. Hisuian Growlithe's soft fur is an excellent comunque. Insulator, allowing it to stay active and lively even in this chilly land. The horn on its head is made of rock, but it breaks easily. Ah, rock, quindi so è roccia a fuoco. Uses it only when it'll have the greatest effect. La roccia fuoco si muore da uno sputo. Quello è un ultravarco, ragazzi, dal quale scende un fulmine che droga i Pokémon. Quindi è effettivamente l'energia di Arceus? Chi è che apre un ultravarco nel cielo per far impazzire i Pokémon? Dio? O qualcuno che ne utilizza i poteri? Those were our latest updates on these new entries in the Pokémon series. Pre-orders for Pokemon Legends Arceus, Pokemon Brilliant Diamond, and Pokemon Shining Pearl will become available on Nintendo eShop after this broadcast. We'd also like to announce that support for these titles is planned to come to Pokemon Arceus, the cloud service for Nintendo Switch and compatible mobile devices, in 2022. Okay, quindi? Keep an eye on our upcoming announcements. Quindi vanno su Spada e Scudo le forme nuove? No. Mai nella vita. Però ma chi serve allora loro? Alcuni Pokémon compatibili anche di là. Aspetta. Ecco, vedi, questo io mi aspettavo. Ah. Quant'è che lo dico? Quant'è che lo dico? È una vita. Quant'è che lo dico? Non sono previsti competitive su Diamante Lucente per la Splendente. Quindi si continua a battagliare competitivo su Spada e Scudo, ovviamente. Sì, però non arriveranno, secondo me, come update questi Pokémon. Beh, perché no? Quelli di Diamante e Perla, sì. Growlithe, forma cazzo, no. Non penso proprio. Perché no? Secondo me no. Sarebbe fighissimo, ma secondo me no. Anche perché sono due. Sì, sì, è finita. Allora. Wow, ehi. Nel senso, sono gasatissimo per Leggende Pokémon Arceus. Benché è uno di quei giochi che adesso
deve essere provato necessariamente per decretare se sia o meno divertente. Perché sì, la struttura del gioco è: hai una missione, cattura Shinx, devi andare e catturarlo. Quindi finché è Shinx va bene, ma quando ti chiedono cattura Hippowdon, com'è il gameplay? Devi schivarlo? Farai fatica a avvicinarti a lui perché ha dei bei pattern d'attacchi e devi rollare per riuscire a tirargli la ball col tuo Pokémon dentro? Cioè, leggende Pokémon Arceus è a Z ancora niente, ragazzi, quindi arriverà forse nei prossimi, nelle prossime settimane. Ah, è la nona gen, forse. Il flow del gameplay dipenderà molto da quanto queste sessioni di cattura saranno più o meno complesse, perché se vai a catturare il Pokémon, ok, preso, torno indietro, vieni il Pokémon, ok, vado a catturare quest'altro, vado, allora niente. Se invece evolvono, ragazzi, ce l'hanno messo il teaser di questa cosa, ed ecco perché io ho buone speranze. Vediamo se ci arriviamo. Dov'è il teaser di questa cosa? C'è un teaser negli ultimi giochi di come funzionerà probabilmente leggende Pokémon Arceus. C'è un teaser del gameplay, io l'ho sempre saputo che quell'idea l'avrebbero evoluta, c'è un teaser di leggende Pokémon Arceus in Spada e Scudo. Vediamo se qualcuno me lo dice, dove sono. C'è un teaser preciso, ragazzi, di come probabilmente vorranno far funzionare gli uccelli leggendari, bravissimi. Tutti quanti gli uccelli leggendari scappano in un modo, hanno esattamente dei comportamenti strani. Quando ti avvicini a loro, Articuno si clona, Zapdos corre via e devi andare al contrario, Moltres plana in alcuni punti della mappa e quindi devi seguirlo per capire cosa fare. Se effettivamente ci sono dei comportamenti complessi per i vari Pokémon, e le boss fight che abbiamo visto sono altrettanto complesse con dei bei pattern d'attacco, secondo me ci siamo. E purtroppo una cosa del genere dovremo vederla progressivamente con i vari trailer e soprattutto con un hands-on eventuale preview che ci faranno fare. Adesso è ancora presto per decretare vincitori e vinti. Devo dire che la struttura del gameplay è abbastanza pardo, se ci pensi, comune. È proprio veramente un Monster Hunter vecchio like, con la differenza che ha componenti RPG, quindi un po' stories, diciamo, però con un combattimento complesso. Graficamente, scrive qualcuno, ho visto che non eravate contenti graficamente. Boh, secondo me non è eccelso, però siamo su Switch e quindi ci sono dei compromessi necessari da una parte e dall'altra. Cioè, graficamente, secondo me ci sono poche cose. A meno che non ti chiami Capcom. Ma anche Capcom comunque ha dovuto fare dei compromessi. Sì, non così. Non così. Però secondo me non è né eccelsa né brutta, è ok e non me ne frega. Obiettivamente del lato grafico non me ne importa. Mi scoccia un po' vedere i Pokémon fermi ancora una volta. Sì, ok, hanno reazioni quando ti avvicini, ma se non ti avvicini sono lì. E in un gioco del genere... Ci sono sul sito, se andate, ci sono un sacco di robe. Sì. Segnalo. Sì. Andiamo. Adesso andiamo. Sito ufficiale. Tra l'altro, fighissimi. Quindi ci saranno proprio nuovi Pokémon. È proprio in realtà percepibile come nuova generazione. Cioè, è una... Non esiste più il concetto di generazione con leggende Pokémon Arceus, se ci pensate. Hanno fatto come in Sole e Luna, nel senso che Sole e Luna 16 e 19 Spada e Scudo, o 19 Spada e Scudo, 22 nona gen tra mille virgolette, ma non è una gen. Però il concetto è esattamente quello: nuova mappa, nuova regione, nuovi PG, nuovi Pokémon, e non c'è niente di diverso da una generazione nuova se non la struttura del gioco. Quindi credo che perderemo il concetto di nuova gen, se non per il fatto che probabilmente la nuova gen ha nuovi Pokémon di zecca, mentre le leggende introdurranno nuovi Pokémon che magari partono da vecchi. Ma per ora sembra questo, perché per quanto ne sappiamo se ne possono uscire pure anche con un Pokémon nuovo ad Isui, alla Meltan, ok? Diciamo che per ora possiamo... Intanto vedo 7-8 abbastanza buono, anche secondo me, ragazzi, 7-8 è il giusto... È il giusto, sì, la sì. Votazione per questo più dare. Che positivo, più che sufficiente, voglio dire, dai. Sì, sì. Se ci avessero messo la zampatina delle mega sui remake, o comunque qualcosa di un pochino più nuovo sui remake, saremmo andati anche sull'8. Sì, sì, io sono... Cioè, perché lato Legends non ci possiamo lamentare, no?
ma neanche lato Diamante e Perla, se non fosse che è proprio il progetto che non mi piace. Le informazioni le hanno date e ora secondo me c'è anche è anche sensato dire ok, preordino o non preordino, adesso un po' un'idea te la puoi fare. Se vuoi preordinare chiaramente non avrai il prospetto completo di cosa ti aspetti, però insomma non lo hai mai se preordini. Secondo me adesso ci sta, obiettivamente il pre-order ci sta. No, non ci saranno le mega, ragazzi, scordate, non ci sarà un cazzo in Diamante, no. Lucente, Perla, Splendente, non c'è neanche. Sono un remake pari pari, al massimo con Trash di Platino. Competitive ce lo facciamo noi, Pardo, con qualche, no, con qualche, ma bella iniziativa online. Io su quello era per, insomma, non per svelare gli altarini, ma io penso che, come facemmo anche peraltro con Let's Go VGC, dato che il comparto, il combat system è quello, e anzi graficamente sembra più pulito di Spada e Scudo, chi ci vieta, anche se i tornei ufficiali saranno su Spada e Scudo, di fare tornei magari con anche proprio un regolamento particolare, una struttura particolare a noi come creator, che ce lo vieta? Niente. Mm-hmm. Quindi quello lo do ormai per scontato, aspettatevelo. Il competitivo rimane su Spada e Scudo, come è ovvio che sia, perché poi alla fine della fiera sono giochi che sono, tra virgolette, vecchi per i tempi moderni, ma sono stati rinfrescati con i DLC, e a questo punto secondo me si fa direttamente il salto della quaglia e si vola alla nona gen, per ovvi motivi anche pandemici, ecco, mi sembra abbastanza... No, no, razionale. Certo, io ti dico, ribadisco che questo qui è un po'... C'è un po', secondo me, una spada di Damocle, nel senso che non sappiamo quanto Leggende Pokémon Arceus possa o non possa essere divertente. È un'idea, adesso ho compreso qual è l'idea, mentre a febbraio non si capiva, ora si comprende, l'idea è precisa. Se sarà o meno divertente dipenderà tanto dalle fight. Questo è un gioco di fight, è un gioco di fight single player. Quindi... È difficile in questo momento inquadrarlo, magari guardando il trailer più volte mi renderò conto di una serie di pattern. Cercheremo, ragazzi, credetemi, nel video analisi che uscirà tra venerdì e sabato, di proprio stendere, ok, una roadmap di analisi del combat system, che per me in questo momento è la cosa cruciale. Chissà però se ovviamente poi avremo modo di vederlo ancora più nel dettaglio prossimamente. Io sono fiducioso, purtroppo ho perso le speranze in questo esatto trailer per Pokémon che interagiscono nell'erba alta. Purtroppo sono fermi, sono immobili, ed è una cosa che soffro sempre di più nel corso dei mesi a venire. Lo sapete anche da quando, insomma, poi ho cominciato la mia avventura con le carte, è diventato ancora più sono diventato ancora più insofferente riguardo questa cosa. Vedere i Pokémon fermi, immobili, che si guardano negli occhi, non mi fa impazzire. Spero quantomeno però che sì, tra l'altro nulla su Pokémon Sleep, dicevo, spero che invece in combat questi Pokémon diano il meglio di sé, e che ci siano proprio delle meccaniche di avvicinamento del Pokémon. Visto che gli devo tirare la ball con il mio Pokémon dentro per cominciare la battaglia, mi piacerebbe che questa ball avesse un range limitato, in modo tale che tu devi effettivamente avvicinarti al Pokémon, ma mentre lo fai ti spamma merda, e quindi devi cominciare a capire i pattern, che sono semplici nel caso di Shinx, ma quando poi ti trovi un Luxray cominciano a diventare più complessi. E quindi c'è uno studio proprio del movimento del Pokémon, che secondo me potrebbe essere una cosa nuova che non abbiamo mai fatto. Noi non abbiamo mai studiato come si muovono i Pokémon, perché i Pokémon si muovono solo quando fanno degli attacchi in un gioco a turni, no? Scusami, sì, no, ti stavo seguendo, ma fino a un certo punto, perché stavo spulciando il sito. Okay, no, perdonami. Guarda, metti la storia un attimo. Che stavo guardando, sto guardando la storia, stavo guardando il fatto che il villaggio a Jubilife Village sarebbe poi quella che diventa la Jubilife City. Sì, sì. Jubilopoli. E insomma, secondo me è anche una cosa da approfondire, perché chiaramente non è un caso. Non solo, questo ci dà una prospettiva di mappa, diciamo, differente rispetto a quella che avevamo teorizzato, perché noi pensavamo che fosse un posto vicino a due foglie, ma a quanto pare la regione di Isui cambierà molto, perché se il villaggio di Jubilife è quello e quella è Jubilopoli, e Jubilopoli in teoria si trova nel mezzo. Quindi, e poi, caro, non so, Franci, cosa cazzo succederà, ruoterà probabilmente questa regione, o è già ruotata e non me ne sono accorto. Noi abbiamo subito urlato alla somiglianza fra la capitana del Captain Selene, ok, e Cyrus, però
dicevo, ma chi cazzo assomiglia al Commander Kamado? Sarebbe Professor Rowan, infatti. Eh sì, certo, quelli. Rowan, è palesemente Rowan da giovane. Io non c'ero arrivato. No, non capisco chi sia il tipo incuffiato. Credo sia proprio un personaggio nuovo e basta, non mi dice niente. Sì. Un professore... Anche perché c'ha un muso troppo particolare, non so. Sì, sì, no, dico un professore, sì, ma dico rispetto a vecchi personaggi. È l'alter ego di chi? Non mi sembra di nessuno. No, facciamoci un attimo una lettura di questa pagina. E... Sì, sì, dall'inizio, story. Guarda. La maestosa natura della regione di Hisui. La tua avventura avrà sullo sfondo la natura imponente della regione di Hisui. In una epoca remota, quando era raro che le persone... Ah, ok. Come... Allora, qui poi la leggiamo in inglese, perché un conto è dire che era raro, un conto è dire che... come ha detto nel trailer, che ancora non si erano incrociati. Mm-hmm. Quando era raro va benissimo, però va benino. Per niente è proprio prendere la trama di Pokémon e retconnarla, che mi può anche star bene, però Dio Madonna. Comunque... Dicono che, scusa se ti interrompo, lo propongono un po' come l'alter ego di Plutinio del Team Galassia, il professore. Lo propongono così nella mia chat. Dovrei vedere, cioè, ho presente l'artwork di Plutinio? Che Plutinio Io è no. più vecchio? Vero anche che anche Rowan è più vecchio? Sei non lo so, non, maschio, ce lo, non ci vedo Plutinio, però... E invece... Secondo te sì? Ci potrebbe stare. Devo vedere, devo metterli vicini uno accanto all'altro. Sinceramente, adesso non ce lo vedo, ma se li metto uno accanto all'altro magari me ne rendo conto. Comunque, Dicevamo, la regione di Hisui costituisce il territorio che sarà poi denominato Sinnoh, una regione che potresti conoscere già molto bene. Il Monte Corona domina il paesaggio nel cuore della regione di Hisui. Circondato da aree caratterizzate da ambienti diversi, ciascuna area presenta caratteristiche naturali specifiche e ospita diversi ecosistemi di Pokémon. La mappa sembra piccolina, questo lo devo dire. Sembrano 1, 2, 3, 4, 5 aree. Sembra veramente piccolina. La mappa mi preoccupa un po'. Però sembra stilizzata anche, quindi non lo so. Io ne conterei 8, però. 8 aree? Fammi vedere quali sono. 9. 1. Sì. 2 Monte Corona. Monte Corona, giusto? 3. 4. Ah, ok, anche quella è un'area, secondo te, 5, sì. La spiaggetta. 6, sì, sì. 7, 8. Ah, però conti anche 9. La città, ok, ok, ok. Ok, 8 se non conti la città. Sì, 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 può essere, hai ragione. Dove vedi colorato diverso probabilmente ci fa una è diversa, che sotto, quindi... è che conoscendo Game Freak, dalle nuvole non si deve guardare più. Quindi... Non ho contato le nuvole. Ma in basso a sinistra non c'è un'area, secondo me. I laghi ci sono, no? Sono 3. 1. Cioè, tutta sta roba 2 e 3. No, sì. No. Questa non è un'area. E chi l'ha contato? Ah, ok, allora ho visto male. I laghi sì. Questo ho contato. Ah, ma che stupidi. Ragazzi, ci sono i waypoint, guardate. 1, 2, 3. Ci sono scritte le aree. Cioè, ci sono delle specie di pergamene che sono lì, guarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono 6 aree. Monte Corona, zona innevata, pressi di Giubilopoli, foresta... foglie autunnali e laghetto. Sono 6, ragazzi, 6 aree. E neve, non nuvole. Ma che cazzo state dicendo, ragazzi? Parlo di nuvole in basso a sinistra. sì, sì, probabilmente sono proprio 6 aree, sì. A meno che tra l'altro l'area in questione non sia Giubilopoli, ma le luci che si spengono e il mare attorno, insomma, la mappa, ma non credo che quella sia un'area esplorabile. Sì, sì, secondo me quelli sono 6 waypoint. E questa allora in che cosa rientra? Questo pezzo qua di forse fiume. In quello a destra? Che gigante allora. O il Monte Corona. Ha più senso il Monte Corona. È la strada per arrivare al Monte Corona e salire. Sì, probabilmente è quello. Poi tanto, ragazzi, la facciamo questa cosa. Io vedo 7 pergamene. Ragazzi, forse sono cecato. Io ne vedo 6. No, ma non hanno accennato 6, a scambi. 6, 3, no, no. 4, ma non 5, penso ci siano. 6. Perché anche perché pensaci, gli scambi... rendono insensato il devi avere una missione, catturare quel Pokémon, devi fare tutto da solo qui, cioè al massimo lo fanno altri NPC per te, però scambiare toglierebbe il senso di ok, ho una missione, devo catturare Shinx, me lo passi, lo faccio, sarebbe però il primo gioco Pokémon senza scambi. Sì, sì, ma anche che è una cosa epocale. Vabbè, però li possono mettere loccati, cioè finché non fai 50 missioni per i cazzi tuoi non puoi scambiare e poi puoi. Sì. Tra l'altro è vero, c'è anche il Monte Ostile sopra, avete ragione. Quello è il Monte di Itran, attivo. Questo qua. Sì, sì. Però non credo che sia esplorabile. Probabilmente perché è troppo lontano. Boh. Ci sono gli scambi, c'è scritto nel sito. Ah, è una sorpresa allora, BB. Ok. Dove l'hanno... Non lo so, ci arriveremo. La tua base operativa, il villaggio Giubilo.
Nella regione di Isui si trova il villaggio Giubilo, il quale costituisce la base operativa del Team Galassia, un gruppo di persone giunte a Isui da diverse regioni per studiare questo luogo. Quindi in realtà anche chi vedeva le varie regioni dentro il Team Galassia probabilmente diceva il giusto, nel senso che era veramente un'unione anche di lettere, magari non precisamente di... come dire, Gioto, Sinnoh, sti cazzi, però comunque un'unione di forze. Il Team Galassia inizialmente è un'unione di persone, per quanto, come abbiamo detto, poi c'è anche proprio i kanji del Team Galassia, e infatti sì, cioè la nostra evoluzione della teoria secondo la quale quello sarebbe stato semplicemente il logo del Team Galassia antico, chiamato comunque Team Galassia, si rivela esatta. Non si chiama gruppo di ricerca, è proprio fin da quel momento Team Galassia. Quindi il Galassia progressivamente va a corrompersi e divenire malvagio. Per me questa cosa è incredibile, perché spero che questa sia la storia di questa corruzione. Spero che sia la storia di Selina che manda il Team Galassia a puttane, che manda la spedizione Galassia a puttane per appropriarsi di quel potere divino che è chiaro che stia dal cielo facendo dei casini. Comunque, mentre ci sbagliavamo, ma sono stracontento di farlo sull'aspetto del professore, o comunque dell'antagonista. Pensavamo che l'antagonista sarebbe stato identico a Cyrus, invece hanno fatto questo gender bend pazzissimo, che sinceramente non mi aspettavo, perché sono slacker tendenzialmente, e visto che Lucinda e Lucas erano identici, mi aspettavo che tutti sarebbero stati identici, semplicemente vestiti in maniera diversa. Invece è molto più figo, Rowan è più giovane, se quello dovesse essere effettivamente Plutinio è pulito da tutto quanto il... l'aspetto corrucciato di Diamante Perla. Cyrus è una donna, fighissimo, no? Allora Camilla potrebbe essere un ragazzo, per dire. Sì. Cioè potrebbe essere uno strafigo col tipo me lo immagino come giorno, vista come è vestita. Quindi posso mettermi la parrucca bionda e dire che sono Camilla. Che succede? Stavo impazzendo perché non hai nominato che un Wisin di Galar, non stanno scrivendo altro da 3 minuti. Ok. Quindi ti prego, di che è un Wisin di Galar. Ragazzi, adesso ho guardato l'immagine che non stavo guardando, perché ho la bizzarra abitudine di leggere e, se leggere, pensare a quello che leggo. Ragazzi, incredibile, c'è un Wisin di Galar sul tetto. Stavano scrivendo altro da 5 minuti. State molto attenti perché c'è un Wisin di Galar sul tetto. Comunque io non so di cosa state parlando, che immagine stiate guardando, ma anche secondo me è Wisin di Galar. Ti giuro, c'è un Wisin di Galar sul tetto. Dove l'hai visto? E questa cosa è assurda. Ma qui... ed era necessario interrompere il cazzo di discorso per questa cosa. Ma non è detto che la controparte di Cyrus l'abbiano già fatta vedere. Ragazzi, ma l'avete vista? Cioè, è... Ragazzi, ma state scherzando? È Cyrus. Comunque... agli occhi di Cyrus montati su un volto di una donna. Abbiamo veramente due visioni e due interessi diversi. Perché mentre tu stai giustamente magari esplorando i personaggi, io sono qui che mi sto spulciando l'agile style e lo strong style, il battle system. E... Sì, no. Cioè, è figo, eh? Cioè, ora ci arriviamo. Ora ci arriviamo. No, scusa, ma io stavo già... Io sai... Sinceramente fai super bene, secondo me. Pure, io me lo sto leggendo e c'era sfuggita una cosina, e sfuggita, non l'avevano detto, ma che qui è spiegato. Cioè, allora, se Cyrus dovesse esserci nel gioco mi sorprenderebbe, perché per me è questa la controparte di Cyrus, è identico a Cyrus. C'era uno shot nel trailer dove era uguale, faceva la stessa espressione da bimbo morto che fa lui, uguale. Sapete che non ci vedo troppo Plutinio, ma magari nell'artwork cambierò idea. Dopo vi faccio vedere Plutinio. Forse è che è tanto più giovane, non riesco a vedercelo, però vabbè. Comunque, il villaggio Giubilo sarà la tua ma voi vi rendete conto che siamo in un gioco dove siamo nel team che non è malvagio e lo diventerà? È fichissima questa cosa, è un'idea finalmente che esce dai soliti cliché di merda. Madonna, è vero, cioè, che cazzo, è meno male, dopo 25 anni. Il villaggio Giubilo sarà la tua base per missioni di ricerca. Dopo aver ricevuto un incarico, una richiesta, aver ultimato i preparativi necessari per la spedizione, partirai dal villaggio per esplorare una delle varie aree che costituiscono la regione di Isui. Al termine della spedizza partirai dal villaggio per esplorare una delle varie aree che costituiscono la regione di Isui. Al termine della spedizione di ricerca tornerai al villaggio per prepararti all'incarico successivo. Oltre alla sede del Team Galassia e al tuo alloggio, il villaggio Giubilo vanta una serie di strutture e servizi utili, come ad esempio il banco degli scambi, dove potrai scambiare Pokémon con altri giocatori. Peraltro, ragazzi, geograficamente, questo poi ne parliamo nel video teoria, a Giubilopoli non c'è alcuna struttura galassia, perché ha Evopoli.
Quindi è successa talmente tanta merda che hanno creato poi Jubilopoli senza la struttura galassia, che si è creata dopo, nel tempo, in un'altra città. Cioè, gliel'hanno buttato giù quel simbolo proprio. Cioè, è successo qualcosa di veramente brutto alla fine di questo gioco. Comunque, il banco degli scambi, si possono scambiare Pokémon con altri giocatori, quindi il multiplayer c'è, e dunque allora BB01 aveva ragione e avevamo ragione anche noi a non credere al one player. Ti ricordi, facciamo quel discorso, ma forse tu non c'eri in quella live, facciamo un discorso lunghissimo sul sito dicono che c'è un solo giocatore, quindi non ci saranno alcune funzioni multiplayer, cioè non ci sarà alcuna funzione multiplayer. Non è così, non sembrerebbe essere così. In quanto protagonista di Leggende Pokémon Arceus, avrai l'occasione di unirti al Team Galassia come membro della squadra di ricerca. Il tuo obiettivo sarà di incontrare tutte le specie di Pokémon che dovrai scovare in ogni angolo di Isui, così da completare il primissimo Pokédex della regione. Voglio fare un inciso che poi comprenderete bene prossima settimana, anzi, ma che cazzo dico? Tra 2 settimane almeno, ma mi dovrò pure riposare un po', quindi forse 3. Perché qui la roadmap sarà Leggende Pokémon Arceus questa settimana, venerdì barra sabato, credo venerdì, ma dipende come lavoro oggi, perché dipende tutto da quanto riesco a scrivere ordinatamente, e soprattutto perché non voglio smettere con le live, ovviamente. Però dicevo, settimana prossima di giovedì avremo poi il video analisi di Diamante Lucente e Perla Splendente. Però vi anticipo che nel libro del 1996 e nell'Enciclopedia of Pocket Monsters, al quale dedicheremo un lavoro, c'è una velata, e neanche tanto velata, critica alla scienza che si appropria della natura, ok? Kanto era ancora di più questa regione affamata di studio delle creature Pokémon, a tal punto da ignorare i bisogni delle creature, le loro necessità e il loro rispetto. E secondo me non andremo troppo lontano qui, nel senso che siamo un team di ricerca, ma a un certo punto la signorina Selina per me sarà talmente tanto impazzita da voler appunto appropriarsi del potere. A meno che, ragazzi, sapete quale sarebbe il 360 vero? Ma non me lo aspetto. È tipo, il cattivo è lui, ok? Cioè lei in realtà è buonissima e ti vogliono far credere che, siccome è uguale a Cyrus, di ruoli, no? Capito? E lei in realtà tipo è buonissima e lui è un pazzo scatenato. E ci potrebbe stare. Sarebbe fighissimo, ma non me lo aspetto, ok? Per me sarebbe una sorpresa. Oppure non c'è un cattivo. Potrebbe essere Ferdi. Obiettivamente potrebbe non esserci un cattivo, però mettere il Team Galassia, Ferdi, e poi non spiegarmi come passa dal team di ricerca a team di reset universale e non simbolo della regione di Sinnoh che dovrebbe aver contribuito a creare, mi scenderebbe un po' il cazzo per terra, perché sinceramente mancherebbe un pezzo. E no, si finisce nel blasfemo e il cattivo è Arceus. Io mi aspetto che il cattivo sia Arceus, perdonami, in un certo senso, perché io credo che Arceus, in quanto ne parliamo nel video teoria, ok? Però io ho un'idea precisa su quello che ho visto. E credo che sarà una battaglia tra uomo, dio e Pokémon. Nel senso che, tra le varie cose che ho percepito così a naso, a senso, avverto che vogliono raccontarci una storia di come l'uomo colonizzatore viene scacciato da dio finché non fa amicizia con lui, ok? Ci saranno delle persone che vorranno scendere a patti con dio e altri che invece non lo vorranno fare. Un gioco per il masseo, via questo. Esatto. Allora, esattamente. In quanto protagonista di Leggende Pokémon Arceus, il tuo personaggio Luce o Luca, che ridere, avrai l'occasione di unirti al Team Galassia come membro della squadra di ricerca. Il tuo obiettivo sarà incontrare tutte le specie di Pokémon che dovrai scovare in ogni angolo di Isui, così da completare il primissimo Pokédex della regione. Ma il fatto che si chiami Luce o Luca, li hanno mai chiamati per nome nel sito ufficiale? Akari e Rei in inglese. Infatti, Ferdi, mi stavo chiedendo la stessa cosa, per questo ho fatto questa domanda. A me non pare. Forse non puoi dare il nome al personaggio, perché sono personaggi storici. No, o a meno che non sia che te dai il nome al personaggio e poi il socio è fisso, capito? E si chiama, se prendi capito, il maschio, la femmina, capito. Si chiama... Ho capito, no, ragazzi, vabbè, buongiorno, Lucinda e Lucas. Sì, Serena e Caleb, Pokémon X e Y, lo sappiamo che hanno dei nomi ufficiali che vengono inseriti anche nei trailer. Sto chiedendo se nelle presentazioni delle descrizioni dei siti ufficiali
gli avatar protagonisti sono mai stati nominati e menzionati. È un ok, un membro della squadra di ricerca da diverso tempo e ha più o meno la tua stessa età. Sarà la scelta del tuo personaggio all'inizio del gioco a determinare chi tra Lucio e Luca sarà nella squadra di ricerca con te. Cazzo, no. Ma quindi non c'è la coop? Non c'è la coop. È singolo. No, dai, dimmi che lo puoi giocare. È proprio single player. Dimmi che lo puoi giocare, ti prego. Comunque sì, come non detto, è come dicevamo prima, cioè come dicevate prima. Lucio o Luca si può nominare, è uno dei due. È come ti ho detto, cioè te ti nomini Gust'uovo e l'altro si chiama Luca. Sì, sì, no, sì. Poi c'è proprio scritto sotto. Gust'uova, scusa, casomai. No, ragazzi, no, no, io voglio la coop. Adesso telefono a The Pokémon Company. Il prof Laven. Scusatemi, vado su plutinio.com un attimo. Non riesco a decidermi. Lo andavo a vedere Plutinio? Ma... io fra pochino ti lascio. Ok. Non ce lo e vedo quindi molto, raga, ti anticipo un argomento che tanto poi perché ti sviscererai. Ci sta invece su te. A me era sfuggito, non so se a te era sfuggito. Il discorso è che se usi l'agile style per fare più attacchi, okay, quindi per cambiare l'agenda degli attacchi, che di per sé sembra già influenzata comunque dalla velocità dei Pokémon, perché mm-hmm, per esempio nella slide c'è Lucario contro Gastrodon, Lucario è mediamente veloce, diciamo, medio, Castro invece è lento, e infatti senza usare la agile style già Lucario c'ha Lucario Gastro, Lucario Lucario Gastro Lucario, certo, perché è veloce. Se, perché è veloce, quindi se c'è un gap particolarmente ampio fra un Pokémon veloce e un Pokémon lento, già di per sé attacchi due volte magari di fila, quindi questa cosa è ganza e è più veritiera, diciamo. Dopo la velocità dinamica è un'altra cosa, sì, che... sì, sì. In un'eventuale nuova gen potrei anche andare accettare. Se giochi l'agile style aumenti ancora di più il numero di attacchi, quindi viene proprio Lucario Lucario Gastro Lucario Lucario, okay, Gastro, ma diminuisci la potenza della mossa in questione. Era qui bisogna sapere di quanto. Questa mi era sfuggita, quindi se tipo spari lo Scomat magari la spari invece a 120 a 80. Sì, okay? Sì, sì, sì. Quindi questa è una cosa che magari l'agile style conviene forse più per mosse tipo di stat up, mentre nel strong style cedi turni all'avversario, però spari una miccia, quindi certo, questa magari serve per dare il colpo di grazia, ok, può essere figo perché chiaramente valorizza il Pokémon magari che ha le tech da stat up, oppure valorizza il choice band che magari, capito, quindi questa potrebbe essere una cosa che nel battle system proprio ufficiale magari te la mettono qui omeopaticamente e accetterei di buon grado. Mm-hmm. Anche secondo me no, faccio ipoteticamente parlando, anche se ti dico e ti domando, è facile questa cosa da accettare quando giochi contro un computer che sta lì fermino, certo, ok, e in uno contro uno, in due contro due con un altro avversario che anche lui sceglie se fare agile o strong, che cazzo succede? Cioè viene un puttanodromo di tu, cioè, no, no, certo, certo. Quindi secondo me per il gioco in questione è figo come concetto. Sì, sì. Cioè, non è solo lore Legend of Arceus. No, ma infatti sono contento che abbia anche un battle system diverso, ma comunque stratificato, o almeno così sembra. Ragazzi, io sto guardando Plutinio intanto e vi dico no. Ma sì, nel senso, ha le ginocchia piegate, anche lui, è gobbo come Plutinio, la faccia non c'entra nulla, principalmente gli occhi sono al contrario, sono letteralmente al contrario, nel senso che gli occhi di Plutinio sono tondi sotto, invece lui ce li ha tondi sopra e dritti al centro, quindi a livello proprio di faccia non ci vedo niente, se non anche un po' la posa corrucciata, no? Il broncio sia di Laven che di Plutinio, è quello che ci vedo meno. Bell'occhio. Però volendocelo vedere, ce lo puoi vedere. Perché esatto, comunque puoi vederlo come una versione giovane di una persona che da anziana. Sì, sì, sì. Sono d'accordo nel dire che. Come? Api? No. Api il copricapo, dici, però.
No, non credo. Ma anche Ome. Ma era molto diverso. No. No. No, no, non credo. Io credo che siano tutti personaggi di Sinnoh. Questo magari è nuovo, eh? O anche perché è un qualcosa infatti, nuovo. Allora, premesso che il vibe principale che mi dà. Il cappello di api era banalmente viola, ma non c'entra assolutamente niente. Poi no. Aveva la chiusura. No, no, al di là del cappello, come sguardo mi sembrava, ma invece no, avete ragione, ho ricontrollato, ci dice come il cavolo merenda. No, 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 allora, secondo me è semplicemente o un nuovo PG o ispirato a Plutinio, ma magari il più lontano dal suo antenato. Perché ti vogliono far capire che lui si è corrotto studiando l'antimateria, dico una roba a caso, no? Non è neanche Birch, ragazzi. Il Prof. Laven è un membro della squadra di ricerca del Team Galassia, pertanto conduce ricerche sulle caratteristiche e sulle abitudini dei Pokémon. Il suo obiettivo è di creare un Pokédex esaustivo. Lui è Rowan, palesemente, Sorwan si chiama anche, tra l'altro. Laven, Sorwan, Selina. Sorwan, il direttore Sorwan è a capo del Team Galassia. A volte può essere un po' duro, ma i membri del team hanno molta fiducia in lui e lo rispettano. Quindi lui è... Ah, il kimono con Golduck, che bello è. Ha il kimono con Golduck, hai ragione. Allora, bellissimo anche il simbolo con tre sfere che potrebbe richiamare anche le sfere... Deltarune, le sfere delle leggende, ma in quanto nazione che non si è ancora avvicinata a Dio, è difficile che questo simbolo possa effettivamente richiamare diamante, perle e platino. Detto questo, ma il professore della lavanda, no? Lavender. Sì, credo proprio di sì. Molto molto straightforward, secondo me. Poi io mi auguro che non sia lui il cattivo. E da una parte sì. Cioè, secondo me è palesemente lui. Ha le sopracciglia fatte così, da cattivo. No. Allora, mi piacerebbero in realtà entrambe le cose. Mi piacerebbe a che il tizio con l'aspetto del professore in realtà fosse il cattivo e che quindi Rowan sia un discendente che pulisce in qualche modo, come altri suoi discendenti prima di lui, l'onore del loro trisavolo merdoso. Dall'altra però sarebbe anche molto bello un po' una storia alla lui è il direttore ma la caposquadra intanto gli fa le scarpe e a un certo punto porta il team in una situazione che Sorwan non aveva minimamente né calcolato né desiderato. Quindi diciamo come va ci accontento. È capito, esatto, come va io sono contento qui, mi pizzica molto, insomma, no? Il direttore Sorwan, perché abbiamo detto, a volte può essere un po' duro, ma i membri del team hanno molta fiducia in lui e lo rispettano. La caposquadra Selina. Cyrus. La caposquadra Selina, c'è proprio anche qui il rigonfiamento tra gli occhi, no, di è Cyrus. Proprio... C'ha quelle sopracciglia Super Saiyan di terzo livello. Esatto. Bravo, proprio. È Goku. La caposquadra Selina è a capo della squadra di ricerca del Team Galassia. Quindi lei è la ricercatrice. Secondo me è lei che allora farà i compitini a casa su Dio. È molto severa sia con gli altri che con se stessa. Con l'accento, però, perché l'ha detto la Crusca. Ma... No, ho sbagliato. No, apriamo questa discussione. Scusate. Ma avendo notato il tuo potenziale, ti permette di affrontare una prova per unirti al Team Galassia. Ah, ok, quindi ti fa proprio il Provence. Ok. Rimandi al mondo di Pokémon Diamante e Perla. Nonostante Leggende Pokémon Arceus sia ambientato in un'epoca diversa rispetto a DPPT, potrai scoprire diversi collegamenti fra i due mondi. Il villaggio di Giubilo è Giubilo. Ma grazie, ma quindi si chiama Giubilo perché Giubilo Poli. Ah, ecco dove l'avevo già sentito. Il villaggio io. Giubilo è la base delle tue avventure Leggende Pokémon Arceus. In Pokémon Diamante e Perla il villaggio si è evoluto per diventare Giubilo. Ah, una movimentata metropoli in cui si fa tappa. Ma il direttore... Ma tu pensa, oddio, No, ma lasciami sognare, pezzo di merda, non me lo dire che ho ragione. Il direttore Sorwan e il professor Rowan. Il direttore Sorwan, che fa l'apparizione in Leggende Pokémon Arceus, è un antenato del professor Rowan, che appare in Diamante e Perla. A quanto pare non è l'unico in questo gioco a essere antenato di personaggi che potresti aver già visto. Mannaggia, Lix. Incredibile, eh? Il professor Rowan appare anche in Pokémon Diamante e Perla, conduce delle ricerche sia sull'evoluzione dei Pokémon ed è uno studioso illustre e molto rispettato nel suo campo. Fuck. Io stavo guardando delle robe, ma... Cosa? No, niente, etimologia del nome di Selina per ricercare qualcosa... Selina. Per ricercare qualcosa Selina. Relativamente a Cyrus e...
Niente, dobbiamo roba, vedere, voglio vedere in giapponese, in inglese, ah, in inglese come si in chiama? In inglese Celine è scritto però con una Y, una fascia, una parte del pianeta di Giove. E Cyrus è una roba di asteroidi, anche lì. Ma niente, niente di rivelante. Celine ovviamente, chiaramente, può venire da Selene, luna in greco, però boh. Sì, comunque, sì, vabbè, sì. È palesemente, cioè, le sopracciglia del Super Saiyan 3 non mentano. Lei. È lui. La nonna di Camilla, non si è mai vista? Non potrebbe essere un antenato della nonna di Camilla, lui? Però Camilla è bionda. Della nonna? Non mi ricordo. Capito. La nonna, sarà la cuffia dal nonno. Quindi io vi saluto. Va bene, va c'è bene. Un impegno, poi c'ho live alle 18, qui c'è da... Tranquillo, noi facciamo ancora un po' di seghe mentali. Ma ci mancherebbe altro, e ragazzi. Poi... mancherebbe altro. E poi cominciamo a scrivere. È stato molto bello e piacevole viverla insieme. Ma spero vi siate divertiti anche dalla parte della barricata del Pardo. Ma sì, ma stiamo sì, veramente ma facendo sì. Le pazze analisi sgravate. Ma sì, diciamo che insomma, i prossimi mesi saranno molto interessanti. Già, non vedo l'ora. Anche perché poi insomma è passato sottotono, ma cioè, Unite lo stanno trattando bene, la cosa mi lascia felicemente anche da questo punto di vista. Yeah. Very good. Caro amico Pardi, ti saluto. Vi saluto, popolo saidoniano e popolo pardiniano, noi ci vediamo dopo alle 18. Grazie, bacini. Ciao Chiara, ciao Fra, ciao. Allora, guardate ragazzi, io non mi dilungherei troppo, perché tanto alla fine poi se non facciamo il video teoria 2 ma in diretta, e tra l'altro con meno possibilità di riflettere. Andiamo sui Pokémon, voglio vedere i Pokémon. Le modalità di gioco ce le teniamo poi anche proprio per il video Theories. I primi compagni dicevano da... giustamente non li hanno fatti vedere evoluti, quindi la possibilità che abbiano un'evoluzione regionale potrebbe starci. Sicuro per me. Per me è sicura sta cosa. Cioè metti tre starter anzianotti, li fai evolvere in modo pazzo. Per me non è sicuro perché ti ho detto che ci sono i tre starter portati da Plutinio, sì. Da altre regioni, quindi in realtà... Però sai, magari si adattano a... quell'habitat stando tutta l'avventura con te. Per me rimane una possibilità, non una sicurezza. Allora, e reader niente abilità, vedete? Normale psico. Finalmente gli hanno dato sto cazzo di tipo psico, ragazzi. Ve lo ricordate il beta Pokémon che poi è diventato Stuntler e aveva Psychic nel move pool, che poi è tornato anche in Stuntler probabilmente. Qui hanno insomma preso ispirazione anche da lui. Un Pokémon che ha un buon rapporto con gli umani offre loro aiuto. Stuntler può evolversi in Reader. Questo Pokémon è da tempo. Ma non è un Reader. Non mi fai. Fammi viaggiare. Stai con... leggendo il contrario. Weirder, lo so. È weirdo. But I'm a creep, I'm a weirder. What the hell am I doing here? I don't belong here. Allora, nella regione di Isui, Stuntler può evolversi in Weirdeer. Questo Pokémon è da tempo in memoria molto prezioso per gli abitanti di questa regione. Avremo molto da fare. Sto Pokémon è da tempo in memoria prezioso per gli abitanti di questa regione. Ma allora ci sono delle persone che noi siamo arrivati ora. Quando si evolve diventa molto più grande. Dai crini caduti da barba, coda e zampe si ricavano indumenti di comprovata efficacia contro il freddo. Emette energia psichica dalle sfere presenti sulle sue corna. Utilizzando le sfere nere all'estremità delle sue corna, questo Pokémon è in grado di generare e rilasciare dell'energia psichica abbastanza pudente da distorcere lo... cosa? Distorcere lo... Ti giustificheranno il fast travel così. O ti diranno che Arceus sta liberando energia nell'ambiente abbastanza da donare un po' di potere dei suoi figli a tutti. Vediamo se ci sono altre reference sullo spazio e sul tempo. Utilizzando le sue corna riesce a localizzare i percorsi più sicuri e si posiziona in testa al branco per guidare i giovani Stuntler. Bene. No, distorto zona non credo proprio, ragazzi, perché se fai un Pokémon lento, che è la Mount, è da stupido. Fai lento, però ti porta in giro. Beh, però Stuntler non è che fosse... No, però magari Weirdeer invece è migliore. Non so, Stuntler quanto quanto ha di base speed? No, Stuntler...
Come si chiamava? Stoutland. Stoutland, sì, ok. Vero. Che era uno dei pochi passaggi da valentissimo. Sì. Però ti faceva la ricetta. Gli annusini, capito? Mm-hmm. 100? Ma 85. Forse ancora Stuntler. No, infatti, ovvio. 85 Stuntler. Beh, cazzo, allora dai, questo sarà un centone. Quasi quanto Rayquaza. Ma al solito, povero Rayquaza. Sì, allora questo sarà un centone, ragazzi. Questo secondo me sarà almeno un centone. Vogliamo un Growlit. Adesso ci arriviamo. Vogliamo. Sono sotto. Ah, sono stupido. Basque Legion. Acqua spettro, perché viene posseduto. Questo secondo me è un po' Spiritomb, nel senso abbiamo Spiritomb che è di questa regione, che è un insieme di spiriti che posseggono una roccia, cioè che vengono incanalati dentro una roccianima, esorcizzati con una roccianima. Secondo me questi stessi spiriti vanno a possedere poi Basque Legion, che è la legione di spiriti, che figata come concept. Combatte insieme ai mesti spiriti dei suoi simili. Nella regione di Isui, Basculin può evolversi in questo Pokémon. L'evoluzione si verifica quando un Basculin è avvolto dagli spiriti dei suoi simili, facendo parte dello stesso banco, caduti durante l'ardua risalita da foce a sorgente. Minchia, ma che concept incredibile! Lui si evolve perché gli amici muoiono. Lo diceva nel trailer. Ah, ok, non l'avevo letto. Basque Legion combatte insieme a questi spiriti, quali attaccano gli avversari come se avessero una volontà propria. Quando questo Pokémon si sente minacciato, si infuria e attacca senza sosta finché il nemico non è sconfitto. Grazie al potere che gli spiriti lo possiedono, che lo possiedono gli conferiscono, può continuare a nuotare senza mai stancarsi. È proprio bello, tra l'altro. Minchia, ma Basque Legion aveva già delle statistiche folli. Che cazzo fa Basque Legion? Cioè, Basque Legion quanto ha di attacco di base, ragazzi? Basque Legion ha più di 100, secondo me, di attacco di base. Cioè, è veramente... Ferdi mi ha inviato una foto, ma non posso aprirla adesso. Come Basque Legion non era sto fenomeno? Aveva tanto, secondo me. 90? Allora, 92 d'attacco. Allora, non è poco. 92 è abbastanza. Però mi ricordavo 100. 92. Questo sarà un 120. Ah, perché ha adaptability. Ecco qual è il punto. E qui non ce l'avrà, però. Qui non ce l'avrà. Perché non ci sono le abilità. Che, vabbè, con un nuovo battle system ci sta. Non so se avremo la forma blu. Comunque, ok, abbiamo poi Gianni Morandi forma Galar. Bravery di Hisui. Baldogrido Pokémon. Psicovolante anche lui. Vediamo. Quando Rufflet si evolve nella regione di Hisui diventa un Bravery di Hisui. Ma è vera? Non lo so, ma da Ferdi. Ferdi, è vera quella carta? Minchia, ne ho bisogno se è vera. Comunque, quando Rufflet si evolve nella regione di Isui, diventa Bravery di Isui. Durante l'inverno questo Pokémon arriva in volo da luoghi più a nord. È più grande delle forme di Bravery scoperte in precedenza e la tendenza a vivere da solo piuttosto che in storni. Verissima, diciamo. Verissima, minchia, c'è una carta dedicata a Arceus. Me la fai vedere? Guarda che però il cielo ha proprio la luce che gli bagna il corpo. Credo sia lui a lanciare quei fulmini, ma ne parleremo per bene. I Bravery di Isui mettono un inquietante stridio che, se potenziato al loro potere psichico, genera delle potenti onde d'urto, dopodiché utilizzano i loro affilati artigli per attaccare e afferrare le prede indebolite all'onda d'urto, quindi Psycho Cat. A quanto pare sono capaci di utilizzare il potere psichico che possiedono per affinare il loro sesto senso e entrare in uno stato di trance che ne aumenta le capacità fisiche. Figo. Però no reference sullo spazio e il tempo. Solo promo JP. Solo promo JP, vabbè, la compreremo. Pokémon esplorante, fuoco roccia, che carino. Poi non vede. Io voglio vedere com'è. È Arcanine. Sarà uno shisha proprio. Incredibile. Sì, sembrerà uscito da Mr. Naturalmente il tuo starter sarà. Sarà Rowlet, vero? No. Sarà Cyndaquil. Perché? No, va bene, sarà Rowlet. Va bene, no, voglio l'arciere. Va bene. Perché Cyndaquil? Perché Johto nel cuore è stato il mio primo
primo gioco per me Pokemon. È stato il mio primo. Hai ragione. Va bene, va bene. Quello volevo. Va bene, va bene. Questo è l'aspetto di Growlithe nella regione di Hisui. I Growlithe di Hisui, rispetto alla forma scoperta in precedenza, sono caratterizzati da una pelliccia più lunga e più voluminosa. La soffice pelliccia è in grado di trattenere il calore, permettendo al Pokémon di prosperare in questa regione nonostante il clima rigido. Sebbene il corno affilato che ha sul capo sia fatto di roccia, si rompe facilmente. Ok, e per cui il Growlithe di Hisui lo utilizza solo quando ne vale la pena. Un Pokémon diffidente che protegge il suo territorio in coppia. Che carini. Ok, vabbè, qui nulla di interessante. In realtà richiede tempo, fiducia e poi le modalità di gioco, ma queste le esplorerò direttamente in fase di stesura del video analisi, che sarà un'attività che comincerà adesso. Sostanzialmente ci prendiamo 5 minuti di pausa e si vola. Ragazzi, allora, full cam. Sì, torniamo in full cam. Mi sto stiracchiando, preparandomi a una bella traghettata, però ho tantissime idee, ne ho un miliardo, ho veramente un miliardo di idee e non vedo l'ora di poterle approfondire. Mi è sembrato proprio un ultravarco quello aperto da Dio, il che peraltro conferma qualcosa che non avevo mai visto, ovvero la capacità di Arceus di creare dei rift simili agli ultravarchi. Vi ricordate, c'è gente che addirittura durante l'epoca di Sole e Luna disse che Arceus era stato demotato a uno tra i tanti dei e Necrozma era un suo collega, laddove noi non abbiamo sostenuto questa tesi, abbiamo fatto invece un discorso totalmente diverso. Vedremo, è molto molto interessante secondo me. Questa volta paradossalmente abbiamo talmente tante informazioni che mi aspetto, sì, magari una parte finale del nostro video analisi un po' più concitata, dove esploriamo bene la trama, ma paradossalmente sarà molto più divertente seguire di più i binari e andare meno fuori dagli stessi, perché ci hanno lasciato tanta roba da analizzare stavolta a livello di storyline. Cioè sarà più un discorso di stavolta logicamente esplorare le varie possibilità piuttosto che trovare la strada nascosta. Benché lo immaginerete, il concetto degli autoctoni andrà veramente dissezionato e mi guarderò, ci leggeremo i vecchi trailer e i vecchi comunicati stampa, perché non mi è chiaro da quanto tempo queste persone siano lì e se Wyrdir è prezioso per i colonizzatori che magari sono lì da tanto tempo, oppure non è così e invece... Ma giustamente, tra l'altro, prima c'era un messaggio evidenziato, non abbiamo fatto in tempo a leggere. Durante questo discorso? No, prima, di qualcuno che mm-hmm. diceva com'è possibile che le rovine che trovi in giro siano di stile greco. Ma lo abbiamo detto durante, tra l'altro, il nostro primo video analisi. Sì, però di nuovo lì andiamo a tornare. Allora. Sì, sì, per me c'è un popolo autoctono che credo non sia neanche così contento di essere visitato. Neanche se c'è ancora. Credo che sì, no? Sia l'unione degli isuiani e quindi dei colonizzatori e degli autoctoni, e quindi si sono incontrati, uniti, compresi e hanno fondato Sinnoh. Ne parleremo. Ragazzi, io vi faccio del ringraziamento. Aspettiamo la fine live 3 in via. Allora, a questo punto faccio le comunicazioni conclusive, ragazzi. Io vi ringrazio per le sub che sono veramente piovute. Tu intanto guarda pure se insomma, oddio, mettilo subito. Quindi c'è il transmog anche qui, cioè c'è la possibilità di vestirsi, che figo. Guardate ragazzi, con il pre-order avete, è bellissimo, avete il completo da Growlithe di Hisui. Che figo che ci si può vestire, sono contento. È bellissimo. Sinceramente non lo pensavo, cioè non pensavo che sarebbe stato possibile farlo. Troppo carino. Vabbè, dicevo ragazzi, grazie mille per essere stati con noi, grazie mille delle tante sub che sono piovute, sub prime, sub a pagamento, sub normali, regali, è arrivato di tutto, quindi grazie. Per noi ovviamente tutte queste donazioni, queste sub sono benzina per finanziare anche il lavoro che faremo su YouTube in questi giorni, peraltro ormai nell'impossibilità di fare come facevamo un tempo, ci insomma dedichiamo al video e non facciamo live. Non si può più fare questa cosa semplicemente perché oggi l'economia del canale è un'altra e vede qui il suo
nucleo centrale. Questo non significa che il video non uscirà o uscirà in ritardo, però semplicemente non si può più fare un discorso del genere, e anche per una questione di commitment verso una piattaforma che investe su di noi. Però ecco, se voi investite così tanto, chiaramente per noi è più semplice fare entrambe le cose. Quindi grazie mille di tutto questo sostegno economico che ci date, lo utilizzeremo per proprio insomma crescere sempre di più e lavorare sempre al meglio. Niente parcolotta, solo torre lotta, c'è scritto nel sito, Ferdo? Immagino. Vabbè, tanto guardate, diamante lucente per la splendente, non voglio sapere un cazzo, se ne parla settimana prossima quando avrò voglia di perderci tempo, perché non sono molto entusiasmato dal progetto, ve lo dico sinceramente. È una conferma quella che è arrivata oggi della prima volta forse nella quale un titolo Pokémon non mi interessa. Mi fa straridere che sia diamante e perla di nuovo dopo 14 anni, di nuovo quel gioco che mi fa dire ma sai che non me ne frega un cazzo. Fortunatamente però c'è leggende Pokémon bipolare, fortunatamente c'è leggende Pokémon Arceus, che invece mi fa prendere bene, insomma mi ispira a sviscerare il suo contenuto e cercare di predire che sarà. Allora ragazzi, amici miei, io guardo se Every Eye è ancora in live, perché nel caso la riderei con il volentiero, visto che ci eravamo sentiti con Ale. Mi sa di no, mi sa che Every Eye è staccato. E nada ragazzi, ha fatto lo stacco. E allora direi che ce ne andiamo da Roby. Ce ne andiamo da Roby? Vi mando da Roby? Mm-hmm. Che dite? Va bene, mi mando da Roberto. Ragazzi, baci, un da braccetti grossi. Ride ci kibe. Grazie mille ragazzi di averci seguiti. È stato bellissimo, ci siamo seguiti insieme il direct più lungo della storia di Pokémon, e adesso è in arrivo un bel video altrettanto lungo. Bacetti. Stiamo raidando la Cichibe, sì? Sta succedendo questa cosa. Penso perché di vedo sì. Mille robe. Let's find out. Giorgio Napolitano. Ti prego, fammi vedere. Mario? Ti prego, fammi vedere se stiamo raidando. Oddio, ho capito i sostenitori. Sì. Ragazzi, raid annullato. Ok. Il raid è stato annullato. Fantastico. Niente. Oh, vai. Hai già un raid in corso. Sei buggato. Ragazzi, sei buggato tutto. E se lo fo da qui? Non stiamo raidando e me ne sono accorto, però vorrei. Ok. Raid Chikaib. Niente ragazzi, è buggato. Mi dice che ho già un raid in corso. Niente bimbi, non si raida nessuno perché Twitch vuole farsi. Ma in teoria se è in corso se la fa da solo, perché c'è un timer nel raid. Secondo me c'era l'hype train, è entrato in conflitto con raid e non si è capito niente. Esatto, andateci voi da soli. Amici, abbraccione grosso. Ci vediamo domani sera in live. Spero, dicendovi già, di aver registrato o quantomeno finito il copione del video di Leggende Pokémon Arceus. Bacio, ovvero fai host? Sì. Host Chikaib. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie.